No. Ragazzi, lì non è dentro da 7 giorni. Dov'è Xbox? Mamma mia. Marco, ma che vittimismo questa mattina, ma No, è che piccolo, accarezzalo. piccolo. Senti, si è rotto la schiena, hai sentito? Massaggiagli gli stinchi. Che schifo, puzzano. Ma come? Devo fare. Ah, Allora, che che sono gioco dovevamo stinchi. giocare E Jofen stamattina? Pars, Ma aprite Jofen Pars. Va bene. smettila! Facciamo il 2v2. Ma Facciamo il 2v2. che Ma che 2 di 2? 2v2? Io e Lino? Va Vabbè, bene. vabbè, ribatti di qua, sacriamo in Vabbè, ma Lino è due. forte, mi carry, io non sono Sì. capace. Ti Lino è bravo. spezio tutto. No, c'ho gli occhiali Metto il tutti carry. Bravo. sgozzati. Scusatemi, Cosa amici. ragazzo, grazie mille, Metti. caro. Cosa mette? Il carry. Il Kates. Grazie quel ragazzo, chi Ragazzo era? U, e poi c'è Uepos, anche no, c'era Amenoriu. Uepos prima e c'era anche Menori. È vero, Uepos, da leggere alla napoletana. Uepos, Uepos. Uepos. Allora, Vabbè, apro sono sempre mancano, Instagram, Black Friday degli sconti. In ok. 3.000, no, 4.000 visual e 10 milioni. teoria, cioè Dai, tira se mi oggi. Ragazzi, arrivano 10 le milioni. offerte, sì, Joker. Ma presto, Non buona. sono Tra ancora l'altro è proprio arrivato. l'ultimo venerdì, che è praticamente fine mese, il Come si chiama 26. il gioco? Ho sbagliato. The Amici, ho Black for Trent? bisogno di una Sì. Ma masciazzo sciazzo. c'è un aggiornamento? Perché non me l'ha Ah, fatto? è di 9 giga. Ma perché non me li fai in No, non me l'ha automatico? fatto neanche a me. No, A me me l'ha amici! No, sono fatto. 19 giga. No, stai tranquillo, È disponibile adesso. una patch del gioco indispensabile. Aggiorna per accedere. Ma non l'ha fa... Ma perché non li fa da solo? Scusami, Sea of Thieves ce l'ho aggiornato. Dovevate fare l'aggiornamento. Oh no, Ma amici. Sea of Thieves ce l'ho aggiornato, perché non mi ha aggiornato anche quello? Scusa. Scusa, ma no, è uscito oggi. Ma non me lo segna Ieri l'aggiornamento. Che notte. aggiornamento c'è? Non è vero? Lo No, sto sono scaricando, 9 però. giga, 9 Sì, giga. sono 9 giga, però. Sì, no, da 19 passa a 9. Grazie, Dani. Ma Grazie, Dani. Ma come mai non lo adesso me lo dice? segna! Cioè, Sempre. doveva No, aprirlo. perché abbiamo Lino, abbiamo una Dani, zavorra grazie Lino che non vuole mille. giocare a forza, quindi. Ma io ce Però l'ho possiamo fare forte. effettivamente Jofen Pars e spostare questo Ragazzi, io qua a spero mi venerdì. passi domani per il martedì, perché sennò non ce la faccio. Aspetta, Ah, non riesco a ragazzi. parlare. Aspetta. Oh mio lord. Ah. Perché un giga l'ho già scaricato io, però. Come facciamo a Aspetta. essere così? Ah. Oh no, ragazzi, non lo posso scaricare. Però Perché? forse sì. È perché laggo. Aspetta, aspetta. Come si va nel gestore dei downloadi? Ma Se in abbassi il caso. download non lo finisci più di scaricare. Ma in caso facciamo per davvero Facciamo se. E qualcos'altro, Age cioè. of Empires facciamo. Tanta cosa No, cambia, no, Vitor? aspetta, aspetta. Io ho il Cioè, potere. allora, io poi ci sta da divertirsi, però. Ah! Ma In realtà perché? anche forza se volete, tanto non credo di metterci molto a fine No, cosa. farei più. No, facciamo Ehi. Jofen Pars tra di noi. Va bene. Tutto ciò che volete. Tanto Comunque, dovevamo buon farlo gioco. venerdì, dovevamo farlo, semplicemente magari invertiamo. Aspetta. Cambia nulla. Hai limitato il downloads? No. 40 minuti. Io sono al 10%. Ah. No, non ho limitato il download. No, aspetta. Io sto Purtroppo l'app controllando la Xbox è giallezza. Un è po' una bislacca, cacca. diciamo. Sì. Guarda che ce ne sono Infatti. Sì. 4, cioè una per invitare, una per i giochi. Fate una unica e basta. Cioè no, ci sono 7 app. Io lascerei tutto su quella sul Game Pass. Metti tutto lì. C'è quella l'applicazione qui del Pippo. No, Pippo. Infatti anche a me stamattina non lo segnava, poi è uscito. Ma Butta ci giù. di solito è Sea of Thieves che non mi fa gli aggiornamenti, eccetera. Invece Sea of Thieves ce l'ho pronto per giocare, non lo apriamo da un botto e A questo me va non me l'ha bene anche giocare aggiornato. Jofen Pars, eh? Ma io a Jofen Park ci gioco, Va non sono benissimo. capace, ma mi Tanto, semplicemente diverto. seguiamo il giorno, Io non è sto che cambia. scaricando. Io mi Va bene. diverto. Più che Più che altro, altro siamo qua Back 4 Blood lo finiamo mettendo poi anche un settimana sacco, ci metto. prossima, in Ma caso. anche venerdì, se c'è Lino. No, era per non chiamare Lino 60 Aspetta. Non volte. vuoi? Venerdì non Non si può mi fare, ricordo. ragazzi. No, Perché? venerdì non si può fare. Perché è Perché? bene il fine settimana. No, Vabbè, lo facciamo la settimana prossima, che problema c'è? Tanto settimana prossima c'è un questa settimana c'è compleanno, Forza tutta la settimana. Horizon, Ho un cioè questa matrimonio. settimana c'è Forza Il Horizon, quindi tuo, tanto. il mio. Si sa che va per le lunghe, no? Nel senso. Eh sì, impegna comunque un bel Allora, io ho po'. scaricato 1 giga. Se nel mentre vogliamo fare un po' di rassegna No, stonca. ma perché poi rischiamo di non finirlo. Ma non è vero, Mettiamo erano anche mezz'ora. E tre robe, sono erano. gli ultimi, non sai quanto sono lunghi. Allora, Ma non lo io faccio io so, la sono rassegna lunghi. stonca, dai. Stonks. Allora,
Comparsa la macchina dei Ghostbuster rubata dopo Lucca Comics, sarà vero? È vero, cioè non so se secondo me non è vero, ma no, cioè, non sono sicuri. No, secondo me non è una trollata comunque. Si saranno però... accorti se ha rubato la macchina dei Ghostbuster. No, ma credo sia una trollata. In che senso? No, da come hanno messo il post? È... Perché ieri l'ha linkato Nerdo su Instagram e sono andato a leggere il post. Mi sembrava una trollata da come l'hanno scritto. Poi magari poi nei commenti era partito... Nei commenti erano tutti completamente imbecilli e scrivevano cose a caso, quindi boh, la combo mi ha fatto pensare a una trollata, però... Io in realtà ho letto un articolo su... Come la rubi la macchina dei Ghostbusters? Se una... Cioè, lo vedi che vanno in giro con la Ecto... come si chiama? La Ecto 1. L'ho caricata in un container. No, ieri ho letto un articolo invece che parlava di quanti camion rubano in Italia al giorno. Spariscono 7 camion al giorno, ma com'è possibile? Come spariscono? Cioè, c'è di un cui buco solo il 39% dei camion viene ritrovato. Come quando rubi l'auto, cioè com'è possibile? Ma ragazzi, un camion è grosso un po' di più di un'auto. Ma dipende dov'è, magari è vicino a un'azienda, cioè, le aziende sono fuori dai centri abitati, quindi sono anche abbastanza isolate. Ma 7 sono tanti al giorno. Secondo me li smontano e rivendono i Ma come fai a smontare? Cioè, non è facile neanche fare quella cosa lì, è quello. Non è facile nemmeno guidarlo, il camion. Cioè, come... Tutti Toretto, no? Arrivano con le macchine, i convogli di 7.000 autocisterne, arrivano con le macchine. Ma... Le rubano, come fanno? Tutti la stessa persona, madonna. Più che altro, questo non si può dire. Che c'è? Belen Rodriguez nostalgica. Rispolvera, ma come nostalgica? No, rispolvera il pancione, ma no, nostalgica. Ma che significa che rispolvere il pancione? A parte che non è che vuol dire solo la cosa negativa riferita al fascismo, Ma poi cosa vuol dire in italiana? Rispolvera il pancione. Ma che vuol ma dire? Io Marco è diventato uno di quelli che dice veramente? Mi dissocio, ragazzi. Sì, ormai sì. Ma cosa vuol dire tutto l'articolo poi? Cosa vuol dire rispolvere al pancione? Nostalgica della maternità, vuole un figlio, vuole. Che cazzo vuol chiara, dire? Ma l'ha avuto ma non è possibile che vuol dire quello, l'ha avuto ieri, non è possibile. Non è vero. Vabbè, magari gli piace. Ma l'ha avuto ieri il figlio, come nostalgica del pancione? Ma non è possibile. Ma Belen, tra l'altro, che fine ha fatto? Io non la vedo in TV da 77 anni. Perché solo io che l'ho persa. Era incinta. Grazie a appunto, ma era incinta. Grazie, adesso. Cosa vuol dire fare un articolo dicendo che rispolvere il pancione perché non sta. Guarda le foto che vedo di suo figlio, ha almeno 3 anni. No. Guarda le foto. No. È nato grande. È nato ieri il figlio di Belen. Mese scorso sarà nato. Ma cosa vuol dire? No? Anche se fossero 3 mesi, come fai a essere nostalgica di una gravidanza che ho avuto 3 mesi fa? Ma ne ha uno, Belen. No, ne ha 2, perché l'altro c'ha 10 anni. Uno c'ha 8 anni. E l'altro no, però. L'altro è nato adesso, te lo dico io, la seguo su Instagram. Marco, come? Cerca il figlio? Marco, cerca la notizia di Biden che scorreggia davanti a Camilla. Bella quella lì, aspetta. Che? Come bella? Ma è vero, l'ho letta anch'io, l'ha messa Luke nel gruppo. Ma cos'è? Sì, ha detto che è passato e ha fatto un lungo peto e tutta la famiglia reale ha detto... Ho scorreggiato, ragazzi. Biden peto. Ho capito, anziano. Non è che... Però che bello diventare anziano. Allora, Joe Biden è il vuoi. Peto. Fai quello che vuoi. Nessuno ti dirà mai niente. Joe Biden è il peto. Quella volta al telefono. Fragoroso e puzzolente. Lo definiscono la famiglia reale tutti gli altri. Che schifo. Le imprese gassose di Joe Biden, presidente petomane degli Stati Uniti. Non sono l'unico alla Casa Bianca. Certo, le ultime imprese del democratico rischiano bla bla bla. Come ha raccontato Maurizio Stefani, infatti è stata Camilla Power Bowles, duchessa di Cornovaglia, a rivelare come Sleepy Joe si sia lasciato andare a una fragorosa e maledorante puzzetta. Non so leggere. Tra l'altro, ma che articolo è? È un articolo sulle sorelle. Beh, ma almeno lui non è l'imbecille di merda e lo scorreggione. Ma a me fa più... A me ha fatto... Cioè, mi sembra più normale un peto piuttosto che Belen che ha appena avuto un figlio scrive un articolo che ne vuole un altro e rispolvera la pancia. Scusa, mi ha appena partorito. Mica America Fart Again. Sì. Ma no, ma poi l'immagine dell'articolo è Biden così. Cos'è questa che si tappa gli occhi? Cos'è? Dio mio, che bello. Come le snuffate di Camilla per degustare il profumino di Biden. Continua a leggere di Belen, tra l'altro. Come se fosse Belen ad aver scorreggiato... No, Belen voleva il bimbo di nuovo. Cosa vuol dire?
Striscia la notizia, Joe Biden è il peto dopo Greta Thunberg. Ma che cosa significa? Ah, perché anche Greta Thunberg ha scorreggiato davanti a Camilla. Sto cercando di... Come non ho capito che c'entra Striscia. È una sfida tra amici, tutti fanno le scorregge su Camilla. No, ragazzi, sta scaricando e quindi le webcam si vedono un po' particolari. Sì, ogni tanto si vedono un po' di peti perché sto scaricando. Non ho capito cosa c'entra Striscia e cosa c'entra Greta Thunberg. Non c'è scritto in quest'articolo. Forse la prendono in giro? Prova a cercare magari... Greta Thunberg. Pare che il fenomeno meteorologico... inquina. Il gas dello zoo, la conferenza lì dove c'erano tutti. Ragazzi, li ho visti gli attori del live action di One Piece. Camilla Challenge, ma tanto io sono sicuro che farà schifo. Cioè, ragazzi, ma sono certo che sarà una schifezza. Come quelli che dicono, vedono un'immagine di qualcosa. Sì, subito, magari no, ragazzi. Senza neanche vederlo. No, non so se vi ricordate Death Note, io di robe di Netflix non ho fiducia neanche. Beh, un po'. Live action, se poi mi stupisce, sono d'accordo. Cioè, voglio proprio vedere fanno la CGI di Rufy che si allunga. Voglio proprio vedere, vediamo. Ci risentiamo. Non sia la cosa più facile, fare la CGI del cosa che si allora, se come ha fatto le altre cose Netflix, secondo me sarà terrificante, però io... Vediamo, poi ci ritroviamo qua fra qualche giorno. Se sarà bello, sarò col primo a essere con te. Han fatto... Un live action bello è quello di Kenshi, Samurai Vagabondo. Non l'ho visto quello di Kenshi. Quello è fatto veramente l'avevano fatto di Assassination Classroom, ma non era di Netflix. No, nemmeno quello lì è di Netflix, credo sia. Ma tanto il leak di Spider-Man, ve l'ho detto, manca un mese al film. Secondo me prima o poi ve li beccate tutti. A meno che proprio non avete nessun tipo di feed della Marvel, allora magari non lo beccate. Ma altrimenti, vuoi per un articolo di giornale scritto da Cani? Anche quello vuoi di per... Jojo, per... esce Jojo tra un po', No, esce Jolin. Allora, Cowboy Bebop sembra carino quello. Quello lo vedi che sembra bellino. In realtà fa cagare a tutti, solo a me piace probabilmente. No, a me il trailer è piaciuto. Sì. Cioè, io ho visto anche la serie animata ai tempi. A me l'ho detto, lo trovo molto tarantiniano come trailer. Poi non so se sarà. Non credo potranno fare così tutto il tempo con questo stile, però. Io ho visto gli esperti di cinema che hanno detto sembrano dei cosplay di merda, sti coglioni del cazzo di imbecilli, del cazzo, stronzi, pezzi perché di merda, vaffangula a loro. Ma chi sono e a questi chi esperti? No, in generale in giro. Ma sì, gli esperti sono gli stessi che... Vabbè, lasciamo perdere, non voglio entrare in polemica. Fanculo Spike, Fei e quel coglione di Jet, così hanno descritto il trailer. Esatto, di... G-Max, più o meno hai fatto bene, cioè hai fatto bene. A me piace tantissimo Spike, Ricky. Ma anche gli altri, cioè per dire, c'è Jet che è palesemente meglio quello della serie che quello dell'anime. Cioè Jet, quello dell'anime è palesemente... Dipende come lo faranno poi anche perché... No, dico esteticamente è palesemente un nero mancato quello dell'anime, perché nell'anime è bianco, ma è palesemente un nero quello dell'anime. Cioè lo stereotipo del... No, cioè come lineamenti e tutto. Ah, vabbè, ma quello era perfetto anche... Cioè quello della serie secondo me è perfetto. No, come base ci siamo, Bisogna vedere poi come saranno le situazioni. No, invece One Piece mi puzza proprio di cacca. Cioè One Piece ma io non ho capito, ma quello che farà Rubber è indiano? Non lo so se ha origini indiane, forse sì, ma lui ha già fatto altre cose... Cosa ha fatto? Cos'era, un horror? Così, non mi ricordo cosa aveva fatto lui. Sì. Perché effettivamente c'aveva una hanno fatto qualcosina. Uno ha fatto anche Grey's Anatomy, quello che deve fare Aso. Ha fatto anche Grey's Anatomy. Ma c'era già il nasone quello? No. Che non ho visto il film. No, non gliel'hanno fatto il nasone. Hanno preso un ragazzo di colore con i rasta. Cioè... ma deve avere il nasone. No? Ma no, magari gliela fa. Io lo metto un finto. In realtà l'unico che a livello visivo più o meno posso accettare. Sì, il cane si è visto, Flem. Più o meno posso accettarli tutti, anche Rufy, anche se ha dei capelli diversi, magari glieli sistemano diversi. L'unico è Zoro. Cioè, Zoro non...
Perché quello Sanji e Bio, cioè Zoro sembra uno dei BTS, vabbè, troppo ma leggero, un po' lo è. Vabbè, ma cioè Zoro è il BTS, no, allora, per i capelli, ma per i capelli ok, ma la faccia è spigolosissima, è tutto muscoloso, tutto pieno di cicatrici, cioè è grezzissimo. Bisogna vedere poi come lo rendono nel coso. In realtà c'è un boccione da... Bisogna vedere, certo, ma bisogna vederli infatti truccati, perché anche Ruffy sembra quello di Squid Game, l'indiano di Squid Game, cioè bisogna vedere come lo truccano, come gli metto con sì, i vestiti. No, però c'ha la faccia un po' da bambino, che in realtà con rubber ci sta. Sanji ed Eminem, grazie, in realtà Marco. Sanji, io ragazzi vi ricordo che il design di Sanji Oda l'ha preso barba bagnata. Dalle Iene, da cosa, da dalle Iene di Tarantino. Da animali? Sì, no, l'attore non mi sta venendo. Vabbè. Dai, con le peschette sotto gli occhi. Che cazzo è? Non so perché non mi sta... L'hanno capito in chat. Adesso lo scrivono, vedrai, sicuro. Ma è famosissimo, sono io che ho un vuoto adesso, non so perché. Buscemi, è vero, sì. E Sanji è preso da Buscemi, poi Sanji è più bellino esteticamente, però è preso da Buscemi. Come... Dovevano chiamare Hugh Jackman in realtà... per Zoro, ha 90 anni Hugh Jackman ormai. No, in realtà, tipo, Oda, Eminem l'ha citato in One Piece, sì. e Neru è Eminem esteticamente, si è molto ispirato a Eminem per farlo. Però sì, sembra un po' Eminem. Però vabbè, è biondo, chiaro, gli metti i capelli un po' più lunghi. Mi stanno facendo venire voglia di vedere 8 Miles, nominando sempre Eminem. Mamma vero, mia, Lino, perché? Non ti viene voglia, non dire bugie. Perché? No. Dai, era carino. Ma sì, assolutamente, però non dici che ti viene voglia, ma non è vero. Aldo Montano, per la spada. A parte che vince al Grande Fratello, Aldo Montano. Ha vinto il Grande Fratello. È al Grande Fratello, Montano. Ah, è al Grande Fratello. Sì. Ah... Esiste ancora il Grande Fratello? Mia mamma lo guarda ogni tanto. Ma lo voglio vedere anche io, scusate. Non credo di riuscire a... Lino, domani c'è una nuova puntata di Wild Teens. Ma... Come domani? No, gliel'ho detto prima, Lino. No, è stasera, è mercoledì. Ah, oggi è mercoledì? Sì. Gli ho detto a Lino che se lo guardate un po' più tardi arrivo mutato. Stasera è la grande serata. Tanto Lino finisce la live alle 11. Marco, ma la canzone di Venom di Eminem per Venom ti piace? Quella è caruccia. Era l'unica cosa carina del film. Che nel 2 non c'è, quindi pensa che schifo il 2. Non c'è neanche la canzoncina. Oddio, il Grande Fratello VIP. Mamma mia, se non lo voglio vedere allora. E il Grande Fratello era carino proprio perché mettevano... Ma le prime edizioni penso che l'abbiamo visto un po' tutti, perché non si sapeva cos'era. Non era ancora trash. Cioè, era un pochino trash. Però intanto non c'è Todd Howard che ha detto probabilmente sì, che sì, se è vero. La data di uscita di Starfield è stata scritta con l'inchiostro, non con la matita. Ok. C'era già la data. In che senso? Dal 2021. Che non è cambiabile, non è rimandabile. Leggi tra le fighe. L'11 novembre. Ma Pedro non era il primo. Comunque novembre. L'inchiostro con un po' di fuoco si cancella. Con un po' di fuoco, certo. Dai fuoco al manoscritto. Sì. Non ringraziate, mi sono obbligato a rinnovare. Ah, scusami allora, Doglia, no, ci mancherebbe. Tra pochino, Fabio, che lo sto finendo di patchare. Ah, l'hai patchato. Madonna mia, la della Ellis. Però l'edizione, quella della Ellis, l'avevo guardata tramite la Mai Dire, perché mi ero guardato tutto Mai Dire. Cioè, Mai Dire. Che bello, sì. Mai Dire. Mai Dire mi piaceva un sacco, perché c'era l'edizione quella di Malgioglio, delle prime volte di Malgioglio, non adesso che le fa apposta a dire le caccate. L'inchiostro quando simpatico. Quando era ancora Malgioglio un po' più tenero, innocente. E mi ha fatto morire da ridere quell'edizione lì. Era l'edizione dove c'era Tonon che veniva preso a ciabattate da quell'altro. Io stavo morendo da ridere col commento della Jalap. Cioè, poi c'era la dell'Elis. Dell'Elis non la conosco. Cioè, ogni volta che sento parlare della dell'Elis è per cose negative. Non so perché. Era una bravissima persona. Non so chi sia. Gianforce sarà rimosso dalla vendita dei negozi digitali. Perché? Come? Conteneva un virus? Madonna! Direttamente dalla casa produttrice? C'è qualche gioco che da Steam è stato tolto perché è stato programmato col culo e quindi ti entravano nel computer? Sì. Era Music Farm, è vero, c'era Califano che... Ripeto, è vero, c'era Califano che dormiva, Franco Califano, pace all'anima sua, che dormiva, c'era questo reality sulla musica, e nel sonno diceva la formazione dell'Inter. Ma non dice... Era sonnambulo. Ah, no, però non hanno detto il perché, non hanno detto.
ai diritti dei vari personaggi, probabilmente qualche diritto dei Sì. personaggi. Ma sarà che non se lo inculava nessuno, quindi non pagano più i diritti, perché che cazzo se li pagano chiudono a fare? I server di Jump Force? Ma l'ho appena detto, lo. Ah, scusami, mezzo cangiano proprio. Io stavo parlando di Califano che parlava dell'internet, sonno. Che vedo questi discorsi completamente diversi tra Califano e Jump Force che si Non l'avevo sentito. Chiamo Califano in Jump Force. Bello, ma magari paghi meno i diritti, quindi... è uscito... No, che è uscito ieri già. Vabbè, ormai c'ha 3-4 anni già, no, di più forse. Tre li ha sicuro. Tre anni, credo. Tre li mi sa che del 2019 Jump Force. Aspetta. È del 2018 già, ma penso che non l'abbia comprato, penso che di vendite abbia zero, cioè non penso che l'abbia comprato nessuno. Ma in realtà adesso ultimamente penso, sai che qualcuno sì, secondo me, perché l'hanno abbassato veramente a pochissimo. Pensa, e nessuno l'ha comunque comprato. Non so, ti trovi nella libreria così. Come si può, come posso vedere Jump Force vendite? Un po'. 5. Intanto ho finito di scaricare io. Regno Unito, Jump Force ha debuttato al quarto posto nella classifica di settimanale. Non è vero niente, quella lì è una falsità sicuro. Su PC pare abbia venduto tra le 50.000 e le 100.000 copie fisiche in tutto il mondo sulla piattaforma di Steam. Eh? Ah, vedi, oggi che l'ha comprato. 50.000, 100.000 persone che l'hanno comprato fisico per Steam, non ci credo. Come fisico? Non ci fisico? Credo. Non ci credo. È carino da vedere. Era in un, è un picchiaduro. Ma era bellino, cioè visivamente era una... A parte che io mi ricordo... Era una bella idea quella di mettere insieme. Visivamente era proprio orrendo. No, io non volevo dire visivamente, nel senso come... Cioè era bello vedere insieme tutti questi eroi. Quello lì sicuramente, però, però io mi ricordo... Non è per me. Mi ricordo la grafica di alcuni che era orribile. Giochiamo a un picchiaduro? No. Dai. Mai no. Ma io Smash... Allora, io Smash... A me piace Smash. Non solo c'hai che mai non giocato, Marco? No, sì, ci ho giocato. Non ci ho mai giocato tanto perché ci gioco da solo. Mi stufo a giocare un picchiaduro da solo. Ma io tutti picchiaduro da solo. Mi stufo. Anche Tekken. Cioè, facevo la trama perché ai tempi Tekken c'era quello, giocavo quello. Mamma mia, che bello. La trama da solo mi scoccio io dei picchiaduro. Ecco, forse Injustice è l'unico che ha vale la campagna, pena. Fabio. Dobbiamo finirlo oggi. È finito di scaricare? No. Io ho finito. Ah, la cosa bella di... Cioè, dovremmo riuscirci oggi, in realtà. Ma sì. Non ci blocchiamo in un mancavano muro. Due missioni e mezzo mancavano ne mancavano 5-6 però no non è vero una sega vabbè a inoltranza finché non lo finiamo grazie da. Milippo grazie Milippo Franco l'ho aggiunto io Franco non c'era bravo No ma Smash a me piace cioè allora Street Fighter Smash Tekken li ho sempre giocati volentieri tra l'altro io ieri facevo zapping su Twitch no? E avevo aperto per un attimo la live di Sabaku che stava facendo Kingdom Hearts 3 okay. Ed era nel mondo dei Pirati dei Caraibi E minchia c'ha una grafica della Madonna non me lo ricordavo l'avevo completamente rimosso ma la parte dei Pirati dei Caraibi che era fatta tutta realistica aveva una grafica della Madonna su Kingdom Hearts 3 io non l'ho sai che non li ho mai giocati. Io ho riniziato, ho provato a riniziarli e rigiocarli talmente tante volte, ma ho capito che... Cioè, il 3 è giocabilissimo adesso, naturalmente. Ma come gioco è bello. Poi non si capisce un cazzo di niente di tutto quello che succede, perché è impossibile starci dietro, perché l'autore non è capace. Non è che mi triggeri Memis se in chat, Ma lo sa anche lei, lo sa benissimo. Ogni fan di Kingdom Hearts sa che è un gioco di merda, sia come storia che come tutto. Fa schifo. Come ti picchiano, te lo dico. È vero, ma anche io sono. Io ho sempre detto che. Anch'io sono fan. Da non fan, ma che comunque ho provato a giocarci per tutta la mia vita a Kingdom Hearts. No, il primo ho finito solo il primo nella mia vita, il secondo mi sono sempre fermato. Il fatto che tu mi rendi canoniche delle cose qua e là in varie console e vari giochi è una cosa che è terribile a livello di. Di come si dice? Di continuità, di... Sì, non puoi fare questa cosa qui. Non puoi mettermi il pezzo del telefono canonico, la PSP, il Nintendo di mio zio. Cioè, non è possibile. Ah, io non ce la faccio. Certo. È tutto canonico, io non riesco a starci dietro. Allora, tu mi fai i fumetti che fanno la Nintendo di tuo zio. I fumetti fanno schifo quelli di Kingdom Hearts. C'è solo la Nintendo di tuo zio, tra l'altro. Cioè, sì, nessuno non si può l'ha giocato quel coso, solo tuo zio. L'hanno giocato cose. In tutto il mondo, perché chi finiva poi passava la console a quello dopo, se la sì. Passavano, se gli prestavano. Cioè quel pezzo lì di trama che... Ci sono anche gli spettacoli canonici.
pensa che è canonico anche lì il l'ultimo che è uscito di Kingdom Hearts, come si chiama? Quello che è un rhythm game. Chains of Melody? No, Melody qualcosa. Quello sì, lì, vabbè, comunque. Mi pare un po' una cagata, però tutto quello che fanno è canonico e ti sì, devi giocare tutto quello che fanno è canonico. Ma poi non è tanto quello il problema, perché tipo, se tu mi fai 27 capitoli di un gioco, ma me li fai tutti su PS5, io prima o poi... Pensa che il capitolo... Ma sono dovunque. Il capitolo più importante della saga... con il pezzo di trama più importante, che è il prequel di tutto quello che è successo nell'universo di Kingdom Hearts. Ah, Hearts Melody. No, Melody of Memories. Non lo so, quello lì comunque. E il coso, quello più importante di tutto, è quello per cellulare. Ma come? Sì. E io queste cose non le capisco. Ma insomma, fai gli scherzi, quello è uno scherzo. Sì. Ma è impossibile fare così. Cioè, fai gli scherzi. Quanto mi manca. Beh, c'è anche, io vi ricordo che c'è uno dei capitoli, cioè uno dei giochi con cui hanno puntato per lanciare la PSP era Uncharted, ma il capitolo di Uncharted per PSP è semplicemente un'altra avventura, se vuoi te la giochi oppure no. Sì, che magari non è canonico, che ti mette però è uno pezzi. Spin-off. No, è canonico, però è una trama normale, l'inizio, la fine, lo svolgimento, anche perché Uncharted non è che è la trama di che te la devi andare a scovare negli oggetti, una trama lineare quella di Uncharted, molto bella, ben caratterizzato tutto quanto, ma abbastanza lineare. Un Kingdom Hearts che c'ha tutte le cose, le sottotrame, il personaggio che arriva da quella parte, dall'altra parte, non puoi fare così. Cioè, no, è da stronzone. È impossibile. Ai, che dolore terrificante, ragazzi, ho gesticolato Marco. Troppo. No, Marco, è citato One Piece. Seduto di One Piece ormai oggi l'abbiamo... Però non è partito da noi. E il gioco per cellulare è Union Cross, Union X, si scrive, mi pare. È un'app della banca, questo nome. Sì, sì, Kingdom Hearts app della banca si chiama. U-App. Ah. Pensate che invece io ho ricominciato, per colpa di Sir Max, ho ricominciato Back for Pins, Metal Gear Rising. Idea delle io lo mollai dopo un'ora ed è incredibile comunque come gioco. Fammi vedere quanto ci ho giocato in Metal Gear Rising. È non dura nemmeno molto come gioco, no? Io penso di essere già verso la fine, non dura neanche 10 ore, non dura. Sì. Però è proprio bello, cioè c'ha delle scene tamarre ma fighissime, di una roba incredibile. Anche lì non spero di stare perché è canon, ma porca miseria. Uff, c'ho le cuffie rotte. Ho giocato, ragazzi, ben due ore. Una settimana che ce le hai rotte. Ho giocato due ore precise a Metal Gear Rising. Costano 40, le mie, 40 euro, Lino. Aspetta, quanto durava Metal Gear Rising in totale? Penso 18 ore Metal Gear Rising. Io ho giocato due ore esatte. Non lo so, non mi prese. Vabbè, molto pacchiano. È tamarrissimo. Però, cioè, non ma c'è... io lo sapevo quando l'ho comprato. Non c'è un momento che non è figo. Cioè, non c'è... sicuramente è una cosa positiva. Morro, leggi urgentemente su Evo. Oh no, mi hanno licenziato, ragazzi. No, che potrebbe interessarti e anche molto. Però leggi le date quando... No, lo so, ma le avevo già lette, sono le date della beta. Stiamo però parlando anche il di fatto Elder che Ring, puoi farlo ragazzi. Vedere. Sì. No, ragazzi, allora, vi devo raccontare questa cosa. Porca miseria! Devo raccontarvi questa cosa. Praticamente, io, come molti di voi sapranno... Tanto entriamo nel gioco, se ce l'avete già. C'è fatto. Il network test di Elden Ring. Questi giorni, no? Io non mi sono iscritto alla closed beta per ricevere la closed beta perché volevo avere il meno possibile prima dell'uscita del gioco, no? Perché volevo stare lontano dalla tentazione, da tutto. Allora non mi sono neanche iscritto alla closed beta. Ieri la signorina Bandai Namco mi scrive: avresti piacere di una chiave? Non l'ha detto così. Per la closed beta di Elden Ring? Sì, molto volentieri. Però non puoi farla vedere quella. Quindi ma credo di sì. Ma c'è anche per PC la closed beta? No, credo sia solo PS5. Io mi tolgo i piedi. Cosa faccio? Gli scrivo, Moro? Mi togli i piedi. Ci vedremo dopo la live. È meglio fare subito possibile. Uffi. Gli dico che va bene, vabbè, un codice tanto. Sì, sì.
Oh, mi ha avviato detto, gli ho detto di sì, sono debole, ragazzi, sono debolissimo. Fammi rimontare il bitrate a cannone. Rischi, possiamo giocare a questo lì gioco. Lì non ha una PS5, ma non credo gliene freghi molto. Madonna, no, adesso rosica ogni giorno. Ogni volta che c'è qualcosa rosica. Ma poi quando lo faresti? Lì, poi finisce come la... No, è moro, quando lo faresti? Venerdì. Boh. È venerdì 12 alle 15. Dalle 12 alle 15, in caso sì. Ma che orario è? Quindi noi la mattina come facciamo? Stiamo... Vabbè, intanto bisogna vedere se glielo danno, poi... In caso ti facciamo compagnia un'ora e poi ti lasciamo. Sono veramente un debole, ragazzi. Io ho cercato di resistere, ma sono... Ho specificato da farlo venerdì, visto che gli altri orari sono tutti dopo il weekend. Beh, ma lo farei anche nel weekend, in caso. Se vogliono anche le mie mutande, allora di congelare. Ma vado a prendere. Se vogliono anche un. È che gli altri sono tutti di notte. Faccio anche del sessorale a comando. Se vogliono, c'è domenica dalle 12. Come? Adesso siamo un po' eccessivi. Però puoi farla lunedì mattina dalle 4 alle 7 del mattino. Dai. Non va bene, va benissimo. Lo faccio. Ne ho parlato prima, Cippo, del cast di One Piece. Diciamo me. Nel senso che, come dicevano prima, avessero invertito l'attore di Sanji e di Zoro, probabilmente sarebbe stato meglio. Incredibilmente, nonostante uno sia biondo e l'altro scuro. Vi invito. Paga Milino, dicendo niente. Io non lo giocherò, cioè, a parte che ci mandano un codice solo, quindi se lo pigliamo, visto che lui è quello più live. Non lo volevo. Io lo guardo, codice. Però. Vabbè, intanto sarà una zona talmente piccola da provare. Ma sarà quella qualcosina che si è già visto nel gameplay trailer. Sì, ma sicuro. Non credo che spoilerano così tanto. Adesso è il boss finale, ti immagini. Ma proprio ho voglia di giocare. Finale. Ho proprio voglia di sparare. Sparami, ho cazzo. Gareggiare con le auto. Peggio per te, moro, nel senso. Aia, che male, terrificante, ragazzi, mamma mia. Come si fa a vivere col mal di schiena? Devo chiederlo alle persone anziane. Ripeto, l'attore di Zoro, non ho idea se sia bravo o no, parlo solo esteticamente. Mi sembra un po' troppo dolce per essere Zoro, un po' troppo alla BTS. Zoro è un grezzo rude, non lo so, mi sembra un po'... Rugoso. Oh, siete dentro tutti? Vado a cagare. Lì, non sei come? Dentro, non sei. Non sono dentro? Come? Ah, ecco. Ma magari non lo conosco a livello attoriale, ma è bravissimo. Sei ancora dentro, Lino. Certo, guardami, eccomi. No, non ci sei ancora. Va bene, dai, sono dentro, non dire con te. Partiamo noi, Lino. No! Non stiamo partendo, eh. Dove no, sei? Non parti, non mi lasciate indietro, per favore. No, non mi lasciate. No, entri. Amore, sta trasiendo. Eccomi. Sono io. Ah, era Lino, vai. L'attore che hanno preso per Zoro. Sì. È lo stesso che ha fatto Kenshin Samurai, Samurai Vagabondo. Ah, sì? Lui è molto bravo. A me è piaciuto il live action di Kenshin, sinceramente. Sono contento che abbiano preso uno bravo. Bibi. Invece l'attore di Aesop so che ha fatto Grey's Anatomy. Continuo, cazzi, che smitragliata che t'ho fatto, Lino. E non sei minimamente morto. Ah, mi sono fatto male. Sei caduto per terra? Sì. Ah. Meglio uno più duro per Zoro. Tipo Rocco Siffredi, non so. Sì, hanno preso Rocco Siffredi per fare Aesop? Non ho capito. No, sì. Vedi che ce ne mancano 5. Il naso ah, ma allora, ma il problema non sono gli attori. Potevano anche prendere attori di Hollywood. Mi puzzano i live action di Netflix. C'è poco da fare. Cioè, poi se sarà un capolavoro, sarò il primo a dirlo. Anzi, sarò contentissimo di farlo dirvelo. Però mi puzza veramente di schifo e cacca. Mi spiace. Lo guarderò perché One Piece c'è scritto One Piece. Ma come ho guardato quelle di Death Note, il naso, sì. Sarebbe fichissimo, però. No, questa ragazzi, è un'idea, ma sono per già un altro morto tipo io. Di live action. Comunque, ho già speso tutti i soldi. È vero, la cazza. La... Ah, la cazzin. La cazza la. Sparo. La cazza. Luke Sparo. Aspetta, ma non abbiamo soldi. Non abbiamo. No, perché ho fatto continuo. Il medico te lo prendo. Io non mi ricordo di aver così poca vita. Comunque. Eh no, perché abbiamo fatto continuo. Vabbè, io eh no, perché abbiamo fatto continua. Volete no. Darmi tutti i vostri soldi? Questa è una rapina. No.
Ah, hanno rifatto tu, Marco. Però mi devo comprare la roba per il presepe. Ho comprato, sì, l'altro Medici. Che non posso comprare io, però. Ve lo posso comprare voi. Te ne smollo uno io, Marco. No, tutti e due no. Ma che lag che ho visto. Aia, aia. Ma perché mi hai fatto male, Marco? Mi picchi? Ti sgonfio. Ma ti metto nella ta skin. Da qua sotto si esce. Andiamo. Non mi piacerebbe potermi sgonfiare. Non credo che si allunghi la... No, Maria, sì. Che rossi! Che FPS 2! Effettivamente sì, sì, ha fatto un calo allucinante. Anche sempre li fa quando parti. Quanto mi piace la gnocca, ragazzi. Ah, su fuoco! Su fuoco! Ma chi è che mi picchia? Cosa ha fatto il KFC? Uno ha aperto la bottega. C'è il KFC? Sì, Marco, sì. Che fai, il pediluvio? Sì. Uè, bello. Chi urla? Ah, mi ricordo, avevamo fatto quello in casa. È tutto così buio, ragazzi. Ragazzi in chat, voi vedete? Io sì. Ah, bene. Oh no, ma questa parte è difficile. No, hai uccellato gli spaventi. Hai spaventato. Hai spaventato Rocco. No. Ma chi è che sta bombardando la città? Lino, facciamo l'amore? Va bene, mi spoglio. C'è qua uno lungo col braccio allenatissimo, no, per tante fermi nonatte. Tu mancate. Ah, mi fa le penne. Abbiamo sistemato. Bello. Marco, ma sei senza vita, sei. Lo so, mi hanno tirato una molotov. Curati Marco, no, non era una molotov, era un uomo fatto di molotov. No, mi pruzza il niso. Liam Neeson. Oh no, adesso iniziamo che non riusciamo a dire una parola che abbiamo senso. Lo state scrivendo in tanti che attualmente sta leggendo, magari mi sa che sì, ma chi sono mai di guardare, ma non ci credo neanche per Rugazzi. Ah, il test è Franci ragazzi. Mi guardi? Non c'è neanche, non mi guarda, no, non ci vede da una settimana, non riesce, viene a salutare, ma poi non c'è da fare opera a quel punto. Ma non, non ho capito, ma sta sempre col telefono dai nonni che sta là. C'è opera anche sul telefono. Lo so, ma chi se ne frega. Facendo dei cali di frame che non facevo. No, adesso non più, solo all'inizio me li ha fatti. Sì. Oggi dal cellulare per ora va. Allora a posto, vediamo questo posto. No, ragazzi, no, ma ti no, pare? Sta meglio? No, non è meglio, non no, lo so, stasera ci provo ad andare live e non funziona un cazzo, ho capito. Effettivamente oggi sono partito alla prima botta, sì, eh. Ah, pure tu stai avendo problemi a fare... Tutti, penso, Lino. Penso tutti. Aia. Ehi, stai volando le giostre! Ah, scusate, l'allarme. Ragazzi, venite sotto. Ma è immortale! Se mi liberate, guarda quanto sto sparando, Lizzaro. Ho 20 di vita. Aia, si mamma. Lizzaro, potevi non farti prendere, certo. Adesso arrivo anch'io, amici. Oh, ho sbagliato. Però siete dei peruzzoni. No, ma devo farlo per forza, allora. Oddio, non ho sbagliato. Che queste qua sono gli utiliari, saranno anche un po' più costi. Ma non penso è vero, sì. Lizzaro. L'altra volta l'abbiamo fatto sottovalutati e siamo morti subito. Ah, vedi che scatti adesso invece. A me non sta scattando for the moment. Mi sa che c'è tanto fuoco. Ma non ho capito, bisogna andare qua. Ah, bisogna trovare la Dobbiamo camera, rompere. Sto continuando ad aprire porte, ma non c'è una sega. Non c'è niente in queste porte. Per davvero nulla, proprio. C'è una tanica di benzina, dove la metto? No, nella c'è uno gross. Ma sono fatti... sono Metal Mario. Sì, sono chi? Metal Mario. Sono Amici, mi stanno facendo il... Scusa, no, mi è andato fuoco! Ma gli hai sparato di proposito! Cioè, l'unica volta ma tu sei uno stronzo! Hai andato fuoco. Ho visto tutto, ho visto! Non volevo farlo, è stato il mio cervello che ti ha tradito. Ah. Fuori dalle palle, gli ho detto allo zombie. Ma sto... Oh, ma che cazzo! Ma sta porta non si... si è rotta. Ragazzi, l'ho trovato il tesserino. È l'armadietto. Dov'è l'armadietto? Dice che c'è l'armadietto. No, non c'è. Ah, qua. Mio. Eccolo. L'armadietto. Ma non c'è volte, io perché sono. Occhio alle perpolle. Marco. Chi è c'è stato, grosso. Marco? Oh, il gross. Ok. Hai spaventato il mio figlio. Dobbiamo tornare indietro. Che devo mettere il tasserino. Apri. Mettetelo qua, ragazzi. Busso. Ho aperto. Busso Arsizio. Non ci sono munizioni, niente. C'è un fucile, se vuoi. Mamma mia, quanto sono grosso. No, Michi, mi fa fare il tagata. No, il tagata no. Bisogna andare, bisognerà chiudere. Io vieni a farti un balletto. Vai, vai. Venite nel cremone, veni. Oh, un masturbone. Sparagli dritto, Moro. Sono molti più grossi da solito. Va bene.
Andiamo, okay. Andiamo avanti. No. Questi di fuoco sono tremende. Sono terribili veramente. C'è una K46. Una Glock. La prendo. Una K tanto sesso. Ma io mi tengo il mio mitrino. Singolo. Avete colpi per il mitrino, ragazzi? L'UMP è il top. E anch'io sto usando l'UMP. Io ho munizioni, Marco. Tuccio tutto. L'avete prese tutte, immagino. Marco, vieni qua, di non bacio. L'avete prese tutte voi le munizioni. Marco, chi tardi arriva. Ma l'UMP. E mi avete pure dato fuoco, poi? Marco, ti curo. Grazie, Lino. C'è l'unico che mi capisce. Un boga. Vieni qua, moro con sto culone. Vieni qua. Ah, curami. Non posso. Allora mi curo da solo, affangulo. Mi avete lasciato di nuovo senza munizioni, come l'altra volta. Marco, se le e faccio comunque tutte, più kill di tutti. Ma non è vero. Qui c'è Aldo, Giovanni e Giacomo, ragazzi. Ma potevate passare comunque. Ah, me stavo fregando. Aspettami. C'è quello grosso. Dov'è quello grosso? Oh, basta ballare! Oh, è qui quello gross! E ballam che sta no. Canzone. Tutti quanti che avanzano fuori. Oh, dietro! Ragazzi, mi danno fuoco! Ma lo vedo io, ti do io fuoco, aspetta! Quello che abbiamo visto alla stazione. Oh, shit, è moro, ragazzi. Sei ricoperto di pill. Di sono pill. Ricoperto di pill, di prodotto interno lordo. Ah, vieni qua! No, dividiamoci il pill. Siamo pronti? Non credo. Non abbiamo vita. Forse dovremmo trovare un modo per farci dei bacini. Ma io sono tranquillamente full vita. Quasi. Ma io sono piccolo. Ancora non c'ho munizione. Ah, c'è un saltapelli. Va bene, io mi curo. Vieni, ti do fuoco. Niente, va bene. Dietro. Aia, mi ha dato fuoco un'altra volta. Allora, io faccio una petizione sui peti. No, come Biden. Fermate. No, sono pippi. Troppo fuoco. Ah, il taser, avevo il taser, aspetta. Mi fanno la bue. L'ho colpito. E io ho 7 di vita. Ho salvato gli Ezra. Anche io ho 8 di vita ora. Ma come è possibile? Ero full vita, ragazzi. Sono PPP. Io sono morto. Lino, gira. No, morro. Marco, no, che disastro. Stai là sopra, per cortesia. Devi fare tu, Lino, io ti copro da là. Ezra, dietro. Ma sei caduto. Aspetta. La possiamo fare. Il cazzo ce la possiamo... È troppo, devo aiutarti. C'è troppa gente. Ma lì, no, là non ti possiamo neanche aiutare. Copro dall'alto io, se riesco. Stavo provando ad andarmene, ma... Peggio ancora. Ah, è finito. No, ho fatto una cazzata, no. Peggio ancora. Ci avevo tutti dietro. Tutti dietro. Però almeno ora sappiamo che cosa fare, dai. Sì, ma Cappare. Io ero full vita. Adesso dobbiamo riniziare la campagna da capo, no... Da capo nord. Come la campagna da capo? Sì, tutto dall'inizio. Ogni santa volta, non è mai vero. È vero. A parte che perché siamo all'inizio. No, in realtà è l'inizio del capitolo. Però. Abbiamo le armi livello sesso adesso. Quello sì. Ma non è vero. Ah, non è vero però. Ah, no, però tentativi rimasti zero, l'ultimo tentativo. È l'ultimo tentativo, sì. Ah, ok. Dai, ragazzi. Però voglio prendere armi diverse da voi, santa miseria. C'è la machine gun qui. Converrebbe avere un bel fucile a pompa, comunque. Non c'è il fucile a pompa, se volendo... C'è la machine gun, c'è. Prendetevi tre medikit adesso abbiamo, dai. La machine gun? Non è vero, due già abbiamo. La machine gun, Marco. Tre. Possiamo portare tre medikit. La machine gun è... Ma io non ho soldi proprio. La mitragliatrice, dici? Ma i colpi piccoli pure quella? No, è un cazzo di mitragliatore gigante, cioè colpi piccoli, scusa. Non morire. No, c'hai il merda di mirino di pelle, Marco, scusa. Vabbè, lo terrò. No, mi spiace. Allora, in velocità, andiamo. Prendiamo la chiave, non facciamo spaventare nessuno. No, ma il mirino mi va bene questo qua, sono abituato da Apex. Ma su Apex non ci sono gli zombie. Beh, più o meno. Più o meno. Trovo certa gente che... Marco, non fare il... No, Marco, dai. Se ce ne sono dei babbi. Dei babbi. Lo sai che proprio prima stavo pensando che vorrei giocare ad Apex? Dai, non so perché. Credo mai.
No, ti giuro, prima stavo dicendo, ma quasi non qua. Puoi giocare i giochi, smetti. Perché? In generale, bro. No, vabbè, stasera faccio Just Talking. Just Talking. No, avete allertato la bro. Giustamente tu parli, non lo scrivi, quindi giustamente. E infatti, no, io non chatto, non so scrivere. Mi hanno preso grosso, ragazzi. No, la minchia, Marco. Marlon Brando. Mi fermo tutti questi scemi. Amici, io lo so che abbiamo aspettato tutto questo tempo, che abbiamo parlato e potevo andare prima, ma devo andare in bagno. Anch'io devo fare la pipì. No, liberate lì, non parlare. Il trick e tro... No, non ci vado, ci vado dopo. Però volevo proprio dire. Io poi ci organizziamo, andiamo insieme. Va bene, con la manina. Sompiamo, ragazzi. Ne ho preso uno al volo, ha fatto un gigalancio di pelle. Aia, e basta questi qua di fuoco, li odio tutti, li odio. Dai, andiamo giù. Tolgono un sacco, porca miseria. C'ho 64 di vita. Ogni volta che ti colpisco. Se manco leggere sempre quello. Vedi, mi offendono sempre, basta. Mi oppongo. Mi oppongono. Ah, mi hanno ricchiato. Grazie. No, l'allarme. No, devi per forza. Devi. No, non è vero. No, no, è vero, è vero. Marco, scendi giù. Liberate il crackers. E qui arrivano tutti gli strumenti. Vabbè, qua è facile. Dobbiamo rompere le porte. Trovate la chiave in velocità. Trovate la chiave in velocità. Sarà sempre lì la chiave. Grazie, Django. Grazie mille, Django. Qui c'è. Non c'era il medico. Sono preso le pillole io. Eh no, il medico era randomico. Ma non c'è neanche la stanza dove c'è un altro. Posso capire perché le porte le prende a pugni al posto di sfondarle con l'arma? Perché sprechi colpi. Sì, l'ho trovato, Ma ti fai male? Vai, apri, vieni qua. Ma sono qua. Soldati. Veloce. Un, due, tre. No, aspetta, dai. Va bene. Quello grosso, vedi, ragazzi. Finito. Vai, apri. C'è un altro grosso, dai, ma perché diventano di metallo? Quello grosso pure dietro, l'ho ammazzato. Ok, passiamo. Okay. Curatevi se riuscite. Ah. Forse la mia carta. Mento una band e poi uso il medikit, va. Vieni qua. Sono concentrato, ti curo. Potevi curare Boru. No, tanto posso curare. Cos'era? È una persona dopo. Oh, un altro boss. Quanti? Scusa. Arriva l'orda, oh! Aspettiamo la fine. Facciamo dietro. spalle. No, dietro uno solo. Ti curo, Marco. Moro, ti curo. Ricarico ora che c'è tempo. Ho finito le munizioni tra poco. Uè, questo ammazzalo. Questa è una cassa, l'apro io. Copritemi. Sento questa gallina. È un MSS. Mi hanno sputato, ragazzi. Ho fatto, ma porca. Morto, quello scemo. Anche quello scemo. Ma adesso vedi che si fa tutto, si fa, eh. Devo cambiare arma, ragazzi, perché non ho munizioni qui. Una cassa di supplì, amici, venite. Faffa. Oh! Oh! Le bombe! Bomba! Sexy. C'è una benda. Utilizzala così non sprechiamo cure. Sexy. No, Marco, utilizzala tu. Lino, utilizzala tu. Ah, ok, mi è rimasto. Va bene. Oh, e troppi persone intorno a noi. No, il masturbatore, ragazzi. Dai che è morto. Ho finito tutto, uso la mazza. No, ragazzi. Fate esplodere tutti, ragazzi. Devo curarmi. Arrivo a un'orda. Faccio ploffi. Ho ricaricato un po', dai. Mauro, sei in condizioni di Adesso mi inculo. Dovrò metterci qualcosa. Lo uso tutte e due, li uso. Ma non cura un cazzo sto kit medico. Due tacche, ma che... Perché ce l'abbiamo ancora verde. È pieno di gente scema. Questi qua li puoi far diventare... No, arriva un'orda, stiamo dentro casa. Ma allora, quante orle! Ma ogni volta che spacchi la porta ed è obbligatorio spaccarle. Bisogna spaccare tutti assieme mentre arrivava già un'orda. Quello longe. Brrr, no, c'è quello a fuoco.
No, mi ha preso dietro, ragazzi. Pure dietro, no. Porca miseria, ragazzi. Sono morto, ma che cazzo fai lì? Niente. Sicuro io. Però gli do le mazzate nella bocca. Certo, se è meglio quando cadi, perché quando lo ritiri su ha metà vita. Sì. Effettivamente è meglio. C'è qualcosa dietro la barra? I soldi. Guardiamole. Namu. No, ma perché sei là dietro tu? Dove cazzo stavi andando? Ragazzi, ma non è possibile quanto tolgono questi qua, soprattutto se rimani senza niente. Come si fa a buttarli giù? Allora, ragazzi, dobbiamo rimanere uniti qua perché arrivano le ordate bestiali. Pensa, con la mazza me le farò. Aspetta, là c'è qualcosa che luccica. Che categoria hai bisogno? Sono quelle della mitragliatrice, quelle un po' più allora lunghe. Nisba. No, mi tengo il tubo bomba. È una porta ad aprire qua quel kit. No, bomba. C'è il coso del braccio. Aia, Moro. Mi ha fatto un jumpscare. Ragazzi, concentrate. Finendo i colpi. Aspettate, mi ha preso a me, stamina. Come ha fatto, ragazzi? Tritatelo. Ho finito ufficialmente tutti i colpi. Sì, ma io devo combattere da mo. Ogni volta sparo troppo, devo ucciderne meno. Allora, ho agli uccelli. Ma che cacchio facciamo? Io ho zero colpi proprio. Ma mi ha dato fuoco un'altra volta! Marco, è sempre quello incendiato. È dietro qualcuno? Oh! Ma li avevo uccisi. Lizar, sono un cielo! Sono colpi. Mena il grosso. Mena il grosso. Ho perso tutta la vita per salvare lì. Non devo andare io, che non ho i proiettili. E niente, arriva l'orda. Cazzo. Senza stamina, senza vita, senza munizioni, senza niente. Grazie, oh gatto. God. Ma che faccio senza colpi? Ma se torniamo indietro nella casa? Ma chi di merda è? Ragazzi, sono bloccato, senza sono senza bloccato. Senza colpi, senza niente. Vabbè, mi ridai colpi quando cado a terra, guarda, sparo. Ci provo io. Shotta sta mazza, poi. Sono a terra. Sai che dici tu shotta? Devo colpirli 20 volte. Morto giù. Niente da morte. Grazie Salvadores, grazie. Arriva l'altro ondata. Grazie Salvadores. Grazie a tutti e due, grazie. Niente, ma c'è un problema di fondo qua, ragazzi. No, arriviamo senza vero, vita, ragazzi, senza colpi e senza nulla. Dovevo le bombe le usate, anche, ho usato tutte le bombe che c'avevo. Ho usato la Molotov davanti a quelli che arrivavano. No, i colpi ragazzi, incredibili, i colpi li fermi. Arrivi al momento dell'orda che sei senza colpi. E non c'è un restock o altro. Usiamo le madonne. Ecco, adesso dobbiamo ripartire da Pearl. Eccoci qua. Benvenuti a tutti, amici. Grazie ancora, gatto. Dai, ho ucciso 291 zombie. Mutanti uccisi 15. Come? Ah, già, sono quelli speciali. Ma questa parte qua è veramente complessa. Come facciamo? Andiamo, rifacciamo. Lino, manchi tu, manchi. No, io... Ma Lino, fatto... manchi. Ma sono qui, ti manco, Lino, grazie, Moro, anche tu. Non in quel senso. Ah, sono un po' triste ora. Vai. Vediamo. Bibidi. Bibidi. Quasi. E abbiamo bisogno di colpi, di vite. Ma hai messo regola, amore? Non è che hai messo una cosa. No, simpatica. Era quella dell'altra volta la difficoltà. Dobbiamo riuscire a tenerci armi diverse. Solo che è difficile perché all'inizio ti dà quelle. Quindi non è che puoi scegliere. Io voglio un fucile a tromba. Prego, Vess. Sono arrivato, Vess. Vuoi il fucile a pompa, tu lì, no? Sì, vorrei un fucile, fucile di tromba. Riprendo il solito. Vessel King. Team, scusami, no? Vessel King, non c'è nessun re. Grazie, bello. Il di trombe. Che caccia di cura, ricarica, una vita extra. Ma in webcam dici? Però come siamo colorati, antipratico. Antipratico. Allora, facciamo questo. Ah no, queste ce le ho tutte. Ho messo tutti, ho messo coltello e poi tre su vigore. Bella cagata, Marco. No, che con la vita non serve mai un cacchio tanto. Ma questa nebbia? Quale nebbia? A parte che la vita mi dà 10. Vede un culo, non si vede. Ciao, Arenel. Ciao, Arenel.
È uscita dal menu ogni volta. Aspetta, c'ho 7000 carte, c'ho... Cerco le mie carne. Vediamo che arma posso prendere. Così. Ma poi quando uno, allora, quando uno prende un'altra arma, a sto punto buttiamo le altre munizioni agli altri. È inutile che ci teniamo. Allora, le armi spawnano da qualche parte comunque. Sto prendendo tutte le carte di pelle. Codici okay. Per Elden Ring, bisogna vedere Moro se riuscirà ad ottenere la situa. Molto probabilmente sì, ragazzi, ma io non li volevo. Ormai è che preso l'impegno, forza fare. Io non li volevo, ecco i fucili, Marco. Dove sono? Quali ci sono? Quello più bello l'ho preso io, ve l'ho rubato. Vai, prendo il mio. No! Cioè, l'unico. Io prendo il fucile di pelle. A colpo singolo prendo io. Scusa. Munizioni, fullatevi. Oggetti offensivi squadra, prendo io. Ma non serviva un cazzo. No, dobbiamo upgradare la roba. Comodo. Sì, la dobbiamo upgradare. Allora, io mi la prendo roba il kit di attrezzamento. In realtà il taser. Vi do lo slot rapido di squadra. Perché il taser è infinito. Grazie a me, non è. Grazie, potete prendervi due casse di munizioni. Abbiamo aperto lo slot rapido, se ce l'avete la possibilità. Ma io mi tengo il taser, perché il taser quando ti grabbano ti puoi liberare e lo puoi usare più volte, da quello che ho visto. Grazie, non. Grazie, non. Andiamo sotto. Dai, dobbiamo fuggire senza attivare i pericoli. Sembra così facile, ragazzi. Ma poi c'è la nebbia, adesso si vede un cavo. È di giorno con la nebbia. È vero. Era meglio di notte, quelli di fuoco. Ma porca puttana. Magari non ci sono gli Izzar, quelli di fuoco. No. Sarebbe figo non ci fossero. Ovviamente adesso non ci sono. C'erano all'inizio prima. Perché non credo è che sia... la parte magari prima... ci sono solo di notte? Non è che la parte prima che si attivassero... No, c'erano. No, no è che quando fai la partita, no? Ho visto che ogni livello poi sblocchi delle carte. Era un malus. Forse era un malus delle carte. Sì, sì. Ma è veramente grande come malus. Adesso, essendo partiti da qui. Ah, no, ecco lì. Ah, no, fa maledizione. Ce li siamo chiamati. Beh, forse mi c'era un malus che vita, sono ragazzi. 7 miliardi. Vabbè, modo di ritorno. Ma siamo sicuri che era qua? Che vuol dire? Sì, qua c'era il bagno. Una masturbatore. No, ma fa la stessa lì. L'arma è veramente che... lenta, la prendo presa giusto nebbia, per avere cose diverse. Che la partito. Nebbia di giorno. Ma porca merda, non mi basta il mausis. Andiamo. Ok, sto provando a utilizzare solo la pistola per ora. Ok, qua sotto, veloce, giù. Non mi ha preso, com'è possibile? Ah, ok, sì, la stessa, perfetto. Quella per forza. Dobbiamo farlo, ragazzi. Qua non posso. Ok. Vabbè, ma qui è facile. Spaccatele tutte velocemente, tanto che c'è l'ondata. No, ma vai. Aspettiamo, finiamo l'ondata. Ah, no, ma sono già aperte. Perché? Perché stavolta questa è da distruggere. Ragazzi, avete colpi lunghi? In caso buttatemeli. No, mi servono anche a me. Vi butto quelli del pompa. Ah, no, Alino. A te ti servono quelli lunghi. Ok. Sì. Io butto quelli del pompa lì. C'è un pompa e delle munizioni. Beh, fammi vedere se ce l'ho. Come sono? I lunghi sono questi. Quelle lunghe, sì. Vedi, te l'ho messi qua. Dove? Dove mi dà i colpi del pippo. L'ho appena rubato. Del pompa? Sì. Hai preso una chiave? È arrivato quello che fa la cacca. No, non l'ho preso, non c'era. Dobbiamo passarceli di più i colpi, perché è utile, che tanti non li usiamo tanto. C'è un medikit? Mia, l'ho lasciato giù. Ok, vai. Perfetto. Ma... la chiave? Aspettate, faccio una cosa veloce, ragazzi. Ecco, la strunza, non l'avevate presa. Uso la pistola io, ragazzi, per ora. Ho aperto. No, perché ha parlato in gioco. Che ha parlato in gioco. Bastardo. Che paura. Scusa, perché ho premuto forse 6 tasti con un dito solo. Ma non si vede una sega, ragazzi. No. E che magari non ci vedono neanche loro. Sento dei suoni ambigui. È grosso questo. Vedo un cavolo, giro qua. Ah, con la nebbia. Arane. Con la nebbia non vedo la vostra vita, ecco perché. Grazie, Arane. Sono morendo. Grazie, 22 mesi. Grazie, bella. Grazie, Ranellona. Poi c'è uno strunzio. Faccio esplodere tutti, li faccio esplodere, sti scemi. Bravo, Marco. Devo curarmi già io, ragazzi. Bastardo, non va bene, però. Oddio, gente. Quanta gente. State le granate, se avete. Io mi sa che già avrò bisogno di colpi. Sono gli studenti. No, Lino, vieni qua. Te ne ma butto 20. Ma dei medikit in giro, no? No.
è quello da 4 slot. Qua sto riuscendo mica a fare il kill con sto fucile. Ah, gli hanno preso il follo. Marco. Cazzi, Xanax. C'è una carta qui. Qui ci sono delle dolorifice bende. Vedete, prendiamole. Usatele tutte questa. Aspetta, non rubatemi il kit mendicoz. A saperlo lo usavo dopo il kit mendicoz. Moro, dove sei? La pillola io. Ti fullo. Così cazzo. Sono a posto. Piazza, non stare da solo qui. No, ho capito che cazzo è successo. C'è uno un'altra fuori, pillola, me la ciuccio. Ma no. Sì, Sukel. In realtà la pillola forse... ma dopo... c'ho più il kit medico. Ma vedi, adesso le porte sono... alcune sono aprite. Aia, lo sapevo. Aia. Ustraz. Il braccio grosso. Quanta gente. Morte. Sono in fuego! Sto facendo, avrò 3 kill alla fine. Soy il fuego che arde, mi amor. Grazie Monti. Soy il fuego che mi fa male. Ah, ma mi stanno abbracciando, amici. Dove sei, Moro? Cazzo, se non si vede con la nebbia, non fatemi prendere perché non si vede nulla. Ci dobbiamo curare. Non mi ricordo neanche io, penso. Prima di andare avanti, ci conviene fullarci comunque. Sì. Se usiamo il medikit adesso. E basta questo strunz. Non ce l'ho, uso le pillole. Ok, siamo al solito punto. Aspettate. Taser, qui c'è un taser per chi lo vuole. È grosso, prendetelo, ragazzi. Io ce l'ho già, che il taser vi potete liberare quando vi grabbano. Dov'è lì? Aspetta, siamo divisi tutti, lì non sei da solo. Lino, stavo andando a cercare la roba. Ma che roba? Ma sei andato indietro? No. Dov'è Eliezer il taser? È lì dentro al garage. Grazie, Monty. Monty ha fatto 40.000 di prima, Ok, ha convertito l'abbonamento. E perché l'ha risultato con me? Muniziatevi qua. Non lo so. Grazie, Mattis. Non so perché l'ha considerata con... qui c'è il caricatore ampio e Melino a pentaprisma. A pentaprisma? Non so dove sei, Liz. Ah, sei lassù. L'ho preso io. Non ce l'avevo. Ah, io posso? No, non, non l'ho presa la cassetta degli appresi. Dove siete? Anche lì. Andiamo, intanto che c'è pausa, chiama. Andiamo. Un kit medico. Medikit Marco. Ciuccio! Dov'è? Non vedo nulla. Marco, dietro. Dove cazzo vai? Siamo non qui. Vi vedo, non vedo un cacchio. Ma i nomi, quelli lì, li dovresti vedere. Tutte e due. Più o meno. Non si vede veramente. Neanche, anche io. Niente, zero. Poi... c'è uno dietro che mi insegue con la pellicola, ragazzi. Le cose. Dov'è? Sto passando. Morto. È arrivato morto. Quanta gente! Tranquillo. Cazzo, Sassa. Aiuto. Grazie, Rosy. Grazie, Rosa. Ti do un bacino. Che bello il fucile a pompa. Ma chi è? È stata una mia grande compagna su Forza Horizon, Rosa. Brava, Rosy. Alla Pao! Alla console, Mimmo Morelli! Dai, sarà qui la safe, non è possibile. E invece. Ragazzi, che vergogna. C'è un pieno di geni. Ustia miseria! Uccido di Pongo, uccido. Oh, mi hanno fatto cadere ragazzi, di sotto! Ragazzi, ma mi ha fatto cadere in un altro livello! C'ho il taser che si è consumato subito, quindi era una cazzata quella che ho detto prima. Risalite, veloce. Veloce. Grazie, Joe Braids! Grazie, amici. Belli! Resubate. Grazie a tutti per la sub che ci supportate. Resubate. Fuggi senza attivare i pericoli. No, sono blocchiato! Ok. Senza attivare i pericoli. Niente, l'abbiamo perso. Era la seconda. Perestroica. È un'ambulanza qua. Dove cazzo state andando voi? Non è qui, scusate. Quello grosso, ragazzi. È l'uomo lupo. Mi ha preso l'uomo lupo. Non c'è nessun uomo lupo. No, Lupo Alberto, lascialo stare. Vigore. Ma io non ho più niente per curarmi, ragazzi. Neanche io, nessuno. Sto finendo i colpi. Ma io quelli... però, ma tanto no, raga, cerchiamo la save, sono morto. No, no, non sei niente morto, non ti preoccupare. Sono mortissimo. Sei morto. 5 di vita, bene. C'è quello grosso. Cercate la safe, andate via, vai via, Lino. No, ma ce n'è più anche quello grosso. Lino, trova la safe! Scorri! Salva la cheerleader, salva il mondo. Ma io non ci posso fare. Ma è impossibile questo, ma come cazzo è possibile? Lo libero io. No, niente. Oh, sì, no, no, possiamo vincere. Vabbè, ma come cacchio. Ma com'è possibile? Si resubate anche perché safe. Stasera amici facciamo... stasera c'è Crab Game con i sub. Siamo Crab Game. Stasera c'è Crab Game con i sub, mi raccomando. Ragazzi, ma è impossibile.
Metti la difficoltà al minimo. E questa è Eliezer, è questa. No, ce n'era un'altra. No. È recluta? No, no, ma è questa la difficoltà. Cazzo, semplicemente siamo smicchiato con l'aggiornamento. Allora, sai mazzo? Che potrebbe essere? Venite perché qua, venite non qua. Ha nessun senso. E dai. Ma devo cliccarle, scusami Marco. Secondo me possiamo anche scappare un po' di più. Volendo. Non bisogna. Beh, in realtà non ci sono arrivate così tante ondate stavolta. Quindi. Eh no, è che l'unica che ci è arrivata ci ha sdrumato. Allora, oggetti supporto e squadra. Compro quello, così due medici. C'è il Vector e c'è l'Ascia. È vero, è supporto. L'Ascia è bella, L'Ascia la voglio prendere. Ma sono lì da prendere. Ma si contro culo, ma che merda. Riprendo la luz di prima. Cioè. Vabbè, c'è il, mi riprendo, prendo il pompa io sto giro, dai. Ce lo riprendo anch'io. Ce le dividiamo io e te, Lino. Vai. Ti lascio. Ecco, lasciateci voi le vostre munizioni in caso. Mi raccomando, sub scaricate il Crab Game, tanto sono 100 mega e stasera si gioca. Hanno aggiunto delle nuove mappe. Sì, ho letto. Fanno, ieri stavo guardando Aiscus. Ma una parola in napoletano. Aiscus. Posso prendere due defibrillatori. No, poi meno questo. Tanto. Defibrillatore ti puoi rialzare da solo? No, però puoi rialzare istantaneamente gli altri. Andiamo. Di qua in fila. Chi si distrae è spacciato. Corri, lasciamola. Ma veramente, vai, lascia. Non so quanto sia sensato. Proviamo. Sto mi sta cagando pompa nessuno, non shotta, ragazzi. Ma che pompa è che non shotta? Dovreste riuscire a riposarvi lì. Aspetta, che sono un po' stanchino. No, come al solito, Moro, tu li attiri e poi attaccano noi. Capito, se non siete svelti, io cosa ci posso fare? Ma andiamo più piano. Perché cioè veloce, ma non troppo. Che lancio che ci ha fatto. Maromma. Via, adesso via. Lasciamo sotto, via. Andiamo qua, sotto. Seguitemi. Il problema, sai qual è? La stamina. Io l'ho preso 3 di vigore e sono sempre senza. Io non ce la faccio più con sti giochi con la stamina dove tutti i personaggi hanno la bronchite. Ah, ragazzi, dietro. No. Sono veramente stanco. È perché c'è la stamina. Poi... Voi non avete idea, in tutti i giochi c'è almeno una clip dove io mi lamento della stamina, sempre. No, è vero. In ogni gioco. È la peggior cosa che possa essere accaduta in un videogioco. No, con il mio cecchino, quel cazzo di M4, ma che senso ha? Ma mi stavi curando? Sì, t'ho pure curato, se lo vuoi sapere. Ragazzi, lasciate i colpi del pompa se ce li avete. No, ce ne sono qua. Facciamo una petizione per togliere la stamina. C'è il coso del medikit qua. Spaccate le cure. Lino, prendili pure tu, lasciati Moro un po' più dietro. Venite qua a curarvi se vi serve. Ce lascia, vedi Marco. Aia, si mamma. Dabbè la chiave però. Sicuro. Ma basta, già sono senza vita. Ma basta! Wow. Coprite il vetro, ragazzi, perché sennò chi si Ma non l'avete. Non l'avete trovata la. No, non. Credo. Fa vedere. Ma che cazzo, vai via tu. Dove la chiave? Ma era qui! Oh, ma non vedete un cazzo mai, questa chiave. Stavo tornando indietro adesso, non sono entrato in quella porta. Apro. L'inferno ha un tasto o no? Ok. So. Facciamoli fuori un po' prima così, che c'è il fuoco, poi lo spegniamo. Ok. Aia, ma che è successo? Ha buttato fuori dal gioco. Maledetto signore. Vado. Era una bestemmia questa, Lino. No, ho detto maledetto signore, lui. Ah, è una bestemmia. Proprio lui. Ma non è vero. Chi è che sta ruttando così? Ma chi è ma che lui mi fa era un signore, l'ho detto maledetto. Ma porca. C'è una spada qui, un Barrett. Sotto c'è il Barrett, se lo volete. Attenzione, questa porta la posso aprire, no? Ok. Occhio a andare da soli anche un minimo che alla fine qua. Ma lascia shot almeno, no? Sì, dovrebbe shottarsi. Ehi! Hey! Grazie Shakur, grazie per le Shakur. Ma non ci ha preso, grazie scemo. 22. Grazie Shakur. Ho fatto vigore. Ma questo è il peggior zombie. Poverino è bloccato in un muro, si lancia e muore. Oh my shit, ragazzi. Ci penso io. È una vita terribile. Gli taglio il braccio. Ok. Ma mi cazziano però. Mettono le orecchie d'asino. Marco, vieni qua, va.
senza rigore arrivo. No! Cosa ho combinato? Mi sono buttato. Tu sei uno stronzo. Siamo? Sì. Già state mandando? Okay. Stiamo dando vando. Ehi, non vedi. Braccio lungo. Glielo taglio il braccio lungo. Madonna, ma sei un mago, scusami. Ma scusami, ma non sono stato io? Sì? Tutti insieme, ragazzi. Stiamo insieme. Attrezzi, se qualcuno ce l'ha per aprire questa. Cioè, tutto solo così, gli spariamo mille colpi, poi con l'ascia gli tagli il braccio e muore. Io non lo grafico, guarda meglio di quello schifo che c'ho. Occhio che c'è quello che salta, salta, zumpa, zumpa. Zumba Pereto. Ok. Andiamo. Ucciso il maledetto. C'è niente qui, non c'è niente. Vai, vai, andiamo. Via, via, via. Oh, via, c'è via. Il braccio lungo. Aspetta. Lascialo dormire. Aio. Ti ho tirato una granita. Dei colpi. Qua. Andiamo su, andiamo su. Via, via. Yam è bella, Lino. Yam è bella, Yam è bella. Pippo, bravo. Se non facciamo saltare gli allarmi, possiamo vivere. Usta. Ma è sopra il problema, sopra è pieno di gente. Bisogna non stare andiamo. Veramente occhio alle macchine, occhio che c'ha gli allarmi. Ah, mi fanno miau miau. Ragazzi, ma sono morto, ma com'è possibile? Curatevi se dovete curarvi. Ah! Ma dove sono, ragazzi? Pratti, adesso prima che andiamo su. Sì. No, non ci andiamo su, restiamo qui, è così bello. Metteranno, no, recluta. E non lo so, ragazzi, che imbarazzo, dai. No. Potevi dire, sì. Ma secondo me hanno sminchiato con l'aggiornamento. No, no, siamo delle pippe, siamo. Sono caduto giù, ragazzi. Ma che fai? Sali, Marco. Vabbè, sono già qua, sono già qua. Mi devo curare, però. No, ragazzi, siamo delle pippe. Pensano che stiamo giocando a veterano perché facciamo così cagare. Invece sì, è giusto. Invece siamo delle pippe atomiche. Ma te sei là davanti, Lizard. Sta stritolando Lizard. Allora, o dite lasciate o dite no. O dite no, 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 abbiamo detto no, Lizard, infatti. Ma qui bisogna lasciare in questo pezzo. Ma chi l'ha detto che prima siamo morti tutti lasciando? Scusa. Ma l'hai detto quando ero solo io. Ragazzi, abbiamo un problema di fondo. Sono io. Un po' di pompate. L'ho ucciso. Ma mo mi uccidono anche a me. Come si fa a vincere? Lizard, io ti do un bacio. Però tu dopo me ne devi dare due. Ti difendo, Lino. Ok, andiamo. Ragazzi, ho 20 di vita, sono da solo mentre voi tirate. C'è ancora su. Questo qua. Marco, che cazzo. C'è molto grosso. E arriva l'ondata. Una terra. Vabbè, ma qualunque cosa tocchi qua parte l'ondata. No, Marco, qua veramente cazzo, bisogna andare da Marco, ragazzi. Perché io sono rimasto dietro mentre voi eravate lì. Però cerchiatissimo, c'era pure quello grosso che l'ho ucciso da per terra. La parte è impossibile. Marco, difendimi, Lizard, ce l'hai tutti dietro. Lo so. È quello di fuoco. Io posso tirare anche su anche instant volendo. Dai, provaci, Lizard. Perché se li alzi ce la possiamo fare. Quello grosso. C'è grosso il metamorfo. No, Marco. C'è un altro grosso. Ma non è possibile. Non si può uscire mai da sta zona. Ti curo un attimo. Vai, vai. Allora, ora io ho 5 di vita. Fatta, in realtà. Sono a terra. Parlato. C'è uno grosso dietro. Spero si avvicina a me, guarda. Io come mi curo, mo? No. Non ti puoi curare. Qua. Buono. Ho 5 di vita, ragazzi. Dai, ho fatto fuori quello grosso. Venite a tirare su me. Sembra finita la data. Sì. Attenzione, sparate piccolo. Mi dà fuoco tutto, quello che tocco. Allora, quello grosso, Marco. Ragazzi. No, arrivo, Marco. E niente. Vabbè, meglio così, va. Vieni qua, Marco. Ti do un bacio, grande. Grazie. Vai. Corriamo. Bello. Okay. Easy. Beh, Dani sembrava di grano. Ma allora vedi, mi sa che c'è qualcosa che non va nello. Perché vedi, ora ho sminchiato. No, Marco! No, sono pirla. Perché chi guarda dice che è veterano, vuol dire che no, non è vero, siamo delle pip. No, ma ha detto per i danni che ci fanno. Ma perché no, ma quelli di fuoco, ragazzi, fanno veramente un io se io non posso curarmi ogni due secondi, io non ho è finito possibile. Letteralmente tutti i colpi. Guarda, sono morto definitivamente. Sì, no, ma basta uno, ragazzi. Di fuoco che ti tocca ti toglie un quarto di vita, ti toglie. No, ragazzi, ne basta uno. No, c'è qualcosa che non va, ma hanno sminchiato con l'aggiornamento. Ma senza Douglas Costa è effettivamente più difficile giocare questo gioco. Aia, ragazzi, che male la schiena. Ragazzi, che ma come si fa? Nessun tentativo rimasto. Forza. Provo a guardarci. No, che forza. Ma male la schiena. Finire questo gioco oggi o mai più, Siamo ancora prima di che dobbiamo fare oggi. No, non ce la si fa oggi sicuro perché... infatti, a livello matematico. Infatti, già c'è qualcosa che non va.
Non va che siamo andare delle a sdraiarmi pippe su un pezzo di ferro, purtroppo. Ma no, sta dicendo i danni. Ma no, siamo delle pippe noi. Non c'entra nulla le pippe. Può essere anche forte quanto vuoi, se ti fanno 1000 di danno. No, ma basta veramente uno di fuoco a togliersi un quarto di vita. Non ha senso. E ce ne sono 18.000. È veramente difficile. Come va? Cioè? Macronix non è che passa un giorno. Mi si è bloccata proprio. Sarà una settimanina ci vuole per farmi andare via tutta. Campagna. No, almeno partita. 5 giorni, 4 giorni. Ah, no, era incubo avevo messo. Ma veramente fai mo? No, era recluta, era. Ah. Anche perché non c'era anche un po'. Non c'era il fuoco amico, quindi. Ah, giusto. Amici, dobbiamo non lo so, ragazzi, stavo camminando in corridoio e mi si è bloccata, non so cosa è successo, non lo so spiegare. Sto camminando in corridoio, sono tornato qua da loro e non stavo più respirando. Non so cosa è successo. Era morto. Sì, ero morto. Che ridere la morte. Quando respiro profondamente sto male, vi giuro. È proprio il mal di schiena quello brutto, fastidioso. E passa, perché è muscolare il dolore. Però... Ah. No, i zombie di fuoco sono sbagliati totalmente. No, ma non ci fossero quelli. Secondo me ce la possiamo cavare, perché alla fine... Vabbè, ti colpiscono, ti giri, li butti giù. Ma come facciamo? L'età, ragazzi, ormai sono più sui 30. Che dobbiamo fare? Che lascia comunque, fa un po' cagare. È fortissimo, fa un danno bestiale, però fa cagare perché non... E che c'è il coltello spazza, che sciotta. Non spazza. E io col coltello sciotto, perché dovrei... Cioè, anch'io lo usavo lascia, però... No, è che non spazzasse, prendi più nemici. Sarà Ori che mi sta facendo dannare stanotte, c'ho 3 ore di sonno. Ma quante carte corruzione abbiamo? Ma non le possiamo togliere? No. Le uccisioni mischia ripristinano 2 di salute, vai. Perché non ho cliccato io sto giro, 20 danni nel punti debole, vai. Più 30... Meno 5 resistenza danni, si pazzo. Non c'è la nebbia con i salvo. Dai, dai. Adesso scendo le carte. Dai, dai, dai. Dai. Metto la velocità di animazione. Il vigore. No! Questo. Dai. Poi metto questo. Ok. Marco, dai. Sono qua. Che schifo di armi e pelle. Ah, eccola. Oh. Armi di pelle. Ho preso lo scarro, Bene, non mi posso comprare il medikit. Paruca. No. Paruga. Vabbè, quanti soldi ti manchino? Non lo so, me li puoi dare tu? Ma come fai? C'ho 2500 io. E ho io già comprato tutto. Gli slot di pelle. E tutti e due li hai comprati? Sì. Bravo Strunz. Aspetta. Mi stai andando a prendere i soldini? Sì, sto andando a prelevare. Ah, grazie. E dammi so, dai, no, vabbè. E picchia su soldi. Grazie per il denaro. Bene. Andiamo. Oh, questa è la volta buona, eh. Questa è quella. Ah, ma ecco perché io non finisco mai le munizioni. Cioè, in realtà non le finisco alla fine. No, già sono qui. Cos'è che fa il tuo? Prova, quando uccido gli zombie la possibilità di trovare delle munizioni. Sono quelle che droppano. Sì, le droppa per me. Ma dovrete. Dobbiamo abituarci però a. Dobbiamo abituarci a cliccare quelle che non ci servono. Perché almeno un altro si rifà. Ma in realtà io non le ho mai finite comunque. Dai, però. No, sto coso di fuoco. No, gli uccelli! Ho sparato lo zombie dietro. Attiva. Devi stare attento. Che qui un attimo abbiamo già perso. Mo. Guarda che disastro. No, c'ha tre colpi. Va bene, tre colpi. Allora, ma lo scar è fantastico comunque. Pest'armo. Ma veramente abbiamo già perso. Ma che cazzo. Siamo demoralizzati. No, ragazzi. È andato fuoco un'altra volta, basta! Ma che cazzo, siamo... Ma lì non è morto. Ma pure un'altra ondata, avete quanti allarmi? No, questo è perché sono ricoperto di... di pus. Ragazzi, ma sono deperito! Ma sono infiniti, ma che cazzo sta... No, ragazzi, non si può giocare. Ma basta, poi sto fuoco! Sono tutto col fuoco, non è possibile! Io avevo detto che era quella buona, era. Ma era la peggiore buona che abbiamo fatto. Esatto, però. Questa è la peggiore. Non si può fare riavvia?
No. No, che mi staccano le denti. Vabbè, ti curo un po', vieni qua. Ma vaffanculo, va. Sarà un kit però medico comunque... qua dentro, aspetta, fai vedere. Arriva quello grosso, lo sento. No, non lo vedere, chiudi gli occhi. Qua non c'è. Ho ucciso con la granata. Di cazzo. Siamo morti. No, qui c'è uno stronzo. Ci sono dei supply però, aspetta. Niente, ci sono delle bombe. Sono dei supply? Ah, buoni. Me ne metto al culo, che buoni. Vabbè, la bomba toglie il medico. La bomba toglie il medico. Che vuol dire? Ma che vuol dire? Lasciami stare. Voleva dire toglie il medico di tonno, mi sembra. Esatto, di tonno. Di tonne. Fatemi chiudere. Moro, ma tu non hai proprio la vita. Vieni qua, Marco, vieni qua. Fatevi dare dei bacini. Me l'hai dato il bacino, ma ne ho comunque troppo poco. Ah, però c'è niente qua dentro. Vediamo qua, va. Come si fa a vivere per bene, ragazzi, in questo gioco? Porca palestra, veramente. Non c'è qui, non c'è. No, hanno un po' esagerato, secondo me. I soldi, era... sono MP, perfetto. Era il buco. Se io metto difficoltà nel recluta, vuol dire che voglio che sparare cagare, agli zombie. Vuol dire che faccio schifo. Non morire mai, esattamente. Voglio solo vedere come finisce. Come ha fatto a scavalcare questo qui? Ma non ci sta, non è vero, bugiardi. Questo gioco lo voglio una basta. Sfida, voglio sono finire morto. Il gioco. Sono morto, ero full vita, grazie a lì, sono morto. Sono morto, con un colpo solo, C'è un Barrett. Niente, ciao. Guarda come muoio. Ma chi è questo morto veramente? Io capisco che bilanciare i giochi è difficilissimo, però... Ma non è vero, non è difficilissimo in un gioco PvE. Questo è gross! Basta, fuoco! C'ho già 61 di vita, mi sono appena curato, basta! Beato te, Marco. Aia, me l'ha tirata questa scappellata, No, ma difficoltà avanzata, che succede, scusa? Si chiude il gioco, non riesci nemmeno più ad avviarlo. Hai degli occhiali che ti fanno vedere solo nero. Pareva, adesso arriva l'ordanza. No, non chiudete il fuoco, avete chiuso il fuoco. Sono già morto, io arrivo all'ondata. Prima ancora. Facciamo pellegrini. Quell'altro era più easy. Ma questo era più bello, però. È vero. Oh my shitness, ragazzi. In realtà World War Z non era così. A me piacciono tutte e due, in realtà. Beh, questo è più bello comunque. Non è che, è non detto che faceva cagare l'altro. Non lo so se è più bello. Diciamo che forse come sono uguali per me. Non sono uguali. Stanno facendo le stesse tre mappe girate al contrario. E questo mi dà più feels positivi, anche per il fatto che è più vicino a un Left 4 Dead. No, cioè, ma c'hai i mostroni. Il problema è che... Dove cazzo sta andando lì? Non viene avanti. Non così. C'erano anche nell'altro. C'erano i speciali. Sì, ma non erano neanche minimamente come... Però tipo le ambientazioni lì le preferivo, per esempio. Bisogna vedere se quello nuovo magari ha messo qualcosa in più. Ambientazioni vince 10 a 0 War Z. Sì, erano città. Erano cose bellissime. Ho sbagliato. No, però lo faccio. No, è la stessa della pistola, non lo faccio. È il defibrillatore, ne ho già due io. Io come mi curo, scusatemi. Come posso affrontare la parte finale io? Non puoi. Finale, non è detto neanche che fosse quella finale. Senti, è lunghissima questa mappa poi. Sì, sono le carte sfida che non puoi neanche togliere, quelle rompono tutto. Ma non c'è un modo per toglierle, magari con Alt F4. C'è quello. Ah, ecco. Ragazzi, aspettate. Stavo cercando un taglierino per curarmi o farla finita definitivamente. Ah. Ma mi toccano, mi toccano, mi toccano, mi toccano. C'è un KFC lassù, andiamo. Ok, ho trovato una cassa, apriamola. Wow! Ma avete fottuto tutto. Non c'era una milla. Non c'era veramente niente. Magari proviamo ad allungarci un secondo, troviamo qualcosa. Io ho sempre 21 di vita, vi ricordo. Allungarci mai. No, Moro! Che disastro! Ma io ho sparato sopra. Venite sopra il tetto, venite sul tetto. Guarda che ci arrivano pure. C'è quello di fuoco, ma mi ha dato fuoco prima di salire. Ciao amici. Ma vai a cacare. No, cazzo. Si può giocare così? Non si può giocare, non è proprio fattibile. Guarda che questa era quella buona, che siamo partiti male. Come sempre. Adesso di più, però.
Continuano a darmi fuoco anche da per terra. Sì, sì, sì. Resistete. No, stanno salendo. Salgono tutti. Sono caduto. Ti do una mano. Aspetta. No, vabbè, sono finito. No, ma sei morto morto. Ma perché sono morto morto? Ti ha schiacciato. C'è un altro grosso qui. Tenetelo la bada, tenetelo la bada. Come fai a tenere la bada? Che non è allergico. È morto, è morto. Arriva l'orda. Arriva l'orda. Sei quella che sputa, non ci ha preso, che culo. Ma quanti sono? Sono tutti quelli che sputano. No, vabbè ragazzi, no, Esci. Vabbè ragazzi, non si può, c'è qualcosa che non va. Converrete con noi che c'è qualcosa che non va, ragazzi. Porca merda. Tutti giù. Izal, sei tutti in noi? Allora, siamo tutti... Io prendo fuoco di nuovo. Sono proprio sfigato, no! Malino, che fa qui? Avete un defibrillatore? Ah, sì, lo uso. Ce n'ho due, ce ne ho. Ma c'era il Medicons. Dove? Qui dentro. Qua dentro, curati. Ah, caghiamo addosso. Ciuccio, ciuccio! Oh, levatevi! Ehi, perché non mi fa curare? Non mi fa curare. Ehi, mi sono rubato tutte le cure. Ma io ho 20 colpi, ma porca. Ho preso un pacchetto, io l'altro prendetevelo voi. Marco, curati. Ha fatto io, mi sono già curato. Non abbastanza, curati ancora. Pullatevi. Fate le monete, usatele. No, ma io ho 60 fucili. Occhio ai fili. Sopra. I fili buffieri. Amici, se avete colpi della mitra piccolina, me le potreste... Non mi servono anche a me, ce n'ho 800 però, Tolino. No, vabbè, se ti servono, se ti uccidere 800 persone, grazie. È pieno di uccellacci, ma ne hai data una, per caso? Non state attenti, ragazzi, sto 200 cambiando stealth. Dati. Allora, sì, attenti agli uccellini. Gli uccelli! Vieni qua, corro. Per favore, possiamo vincere. Evitiamo tutti gli uccelli, ragazzi. Sì, sì. Ok. Niente. Che è stato? Che è successo? Dire che ci sei ancora fermo. Basta, vi prego, non sbaglio. Saliamo, saliamo. Io non voglio. Marco! Che succede? Oh, l'allarme! L'allarme! Non l'avevo mica visto. No. Mi portano al TikTok! Amici, mi vanno via! Ok. Quanti allarmi stanno suonando? Sopra tutte le cose stiamo. Sì, no, ragazzi, io salgo sulle ambulanze. Mi sono caduto. Ma ragazzi, sono morto. Vabbè, fattibile. Mamma mia, quanta gente c'è. Sono chiuso da 18 persone, ragazzi. Io come faccio? Sono caduto giù. Mi hanno spinto giù. Quelli di fuoco. È veramente ingiocabile. No, è ingiocabile, è proprio ingiocabile. Tim mi ha regalato New World, in che senso? No, gli Itzer. No, vabbè. Che vuoi lo sputatore? Mezzo secondo per tirarlo su. Non ha senso rifarla, secondo me. No, però manca mezz'ora, qualcosa dobbiamo fare, ma non ha senso. Ma sono due grossi! No, c'è un altro qua. Sono PPP io. Ma dov'è quello che sputa? Ha rotto cazzo, è entrato dentro la... niente. Non si può fare, ragazzi. No, è ingiocabile. Questo è proprio ingiocabile. No, è letteralmente ingiocabile. Ha sminchiato veramente qualcosa. Come è possibile, ragazzi? Questo proprio... Cioè, avete visto lì in quel momento che stavamo morendo, sono usciti 5 che sputavano? Non ha senso, non è mai successa una roba del genere. La proviamo a fare a incubo un attimo, così per vedere. Ma per la scienza lo farei? Sì, no, per la scienza lo farei per davvero. Vediamo a incubo come va. Secondo me non cambia un cazzo. Mi ha veramente fatto incazzare, perché è ingiocabile, non puoi fare niente. No, no, così è proprio brutto. Allora, menu del sistema, abbandona la partita. Adesso proviamo a fare... Posso andare un secondo in bagno? Vado pure io, aspetta. Perché mi sto facendo sotto. Andare in bagno. Chi è che mi picchiettava di metallo? Il caricamento? Nella libreria di un amico, poi Amazon ha deciso di togliere la condivisione e ho ricevuto una mail di scuse di Steam che diceva che mi regalava una licenza. Ah. Vabbè, tanto per un gioco che attualmente è effettivamente morto, non so. Per lui non è morto. Ieri ho visto Army of Dead, quello su... Dov'è? Su Netflix, Army of Dead. Allora, Campania. No, voglio fare... Crea partita. Incubo. Ah, però ti fa partire dall'atto 1. No, io volevo riprovare... No, dai.
Neanche potevamo farlo quello lì, volendo, in difficoltà maggiore. Guarda, saperlo prima, non perdeva neanche la mezz'ora iniziale a patchare. Facciamo direttamente Age of Empires. Però c'ho voglia di giocarci. Sì. Mezz'oretta di Age of Empires. Non fai neanche il... non lo apri neanche. Però. Rush all'età del bronzo. Ma sì, ma rimane con i contadini che pregano e basta. Ah, non ridi, Non ridi più, scemo. Il primo corridoio era pieno di speciali. Ma non dovrebbero anche settarlo. No, l'ho già portato, Gabbro. Ieri l'ho portato. Se vuoi recuperare dalla mia live ieri, dopo due ore che ho fatto Forza Horizon, faccio quasi due ore di Jurassic World. E mi è piaciuto molto, mi è piaciuto. Sono molto contento perché l'ha migliorato tanto. Allora, è uscito? Sì. Caso recupera la Gabbro. Perché? Perché per fare incubo ti va a far ripartire dal lato 1. Ah! Quindi anche per sbaglio non lo potevamo aver fatto. Bello! Ma che cosa è accaduto in questo è videogioco? Che devi per forza essere un pro player a quanto pare. Ma farti la build con il tuo deck. L'ho vista la live che Leo se ritornasse a giocarci. Ma è difficile tornarci a giocare Gabbro perché è un gioco abbastanza lento. E farlo in live, cioè o hai live tipo quelle di gatto che fai 3 ore, perché un'ora di live non fai veramente nulla. E no, apro Forza Horizon. Purtroppo non lo farò in live, magari lo faccio nelle mie live, ecco, magari giovedì prossimo magari posso farlo, ecco. Faccio vedere dove sono arrivato. Che tristezza. Lino, gnocchi o ravioli? Potrebbe riportarlo. Ma scusa, Amazon ha deciso di togliere la condivisione? No, gliel'ha tolta a lui per sbaglio. Solo a lui? Ah, okay. Grazie coach. Ho detto coach, grazie. Grazie dell'8 mesi. Vabbè, apro Forza. Che facciamo? Forza? Una garettina di Forza. Allora io per sfizio lo apro e vedo se posso giocare con voi. Se non riesco lo disinstallo. Se non hai fatto i tutorial. Allora, tra l'altro adesso mi incazzo. Io perché devo fare il tutorial su un gioco di macchine? Ieri stavo discutendo di quello. Sì, non lo voglio grazie che non dura 40 minuti, non 8 ore come l'altro. Io non lo faccio. Che poi non è neanche un tutorial, ti fa fare... fa vedere è una dimostrazione delle gare che ci sono, ti fa vedere le ma gare sono che ci sempre sono. Le se- voglio anche, solo giocare ma non è vero poi non lo sai non sai giocare dopo anche la Destiny Republic è un gioco di bici e C ma c'è un'ora di tutorial e passa perché devi farti fare ma lì è un po' quasi è troppo effettivamente io però non ce la faccio proprio cioè sono una riluttanza contro questa cosa non le voglio fare lì non vuole un giocare ma non è il gioco adatto per fare quelle cose. Ma è un gioco di auto. Non dove è vai un gioco di auto, giri. Non è vero. Sì, come non è un gioco di auto? Che cos'è? È un gioco di Pokémon. Vabbè, è vero. Non sto scherzando. Ovviamente è vero, collezioni le auto. È un gioco di collezionamento di auto. Appunto, perché mi devi fare il tutorial per collezionare Perché le devi auto. Andare in giro, devi capire come si fanno le cose, che non te le spiego. Back for Blood mai più. Mai. Attualmente non è fattibile. No, è impossibile, ragazzi. Mi spiace non finirlo. Anche a me dà fastidio non finire i giochi, però... è proprio impossibile. A parte il fatto che mi è rimasto, credo sia mi si sia buggato il launcher, perché continua a dirmi che devo aggiornarlo, però me lo fa aprire. Non si può neanche abbassare la difficoltà, perché è già il minimo, quindi... Sì, meno di quello non puoi fare. Mi ha crashato Forza. Bene. Manco l'ho aperto, è già crashato. Oddio, no, l'ho aperto come amministratore, non mi ricordo, ragazzi. Non mi ricordo se l'ho aperto come amministratore. Lì non volevo un gioco che te aprivi, c'era il menu con scritto fai la gara, partita veloce con gli amici... E lo clicchi e ti parte la gara. Ma non è il gioco va benissimo quello. Anche se è open world così raccio. Ma veramente non c'è bisogno di fare ma è un'ora, non è niente. Ma è neanche ma non è tantissimo. Ma è tantissimo. Ma per farmi fare cosa? Per farmi fare cosa? Veramente. Ti fa vedere le tipologie di gare. Ti spiega come funziona. Ma come sderrapo con questa, ragazzi. Esattamente come io ho una macchina che su sterrato mi fa andare alcune cose sono abbastanza diverse allora Forza 4 ma proprio devastato il gioco Forza 4 dovevi finire tutta la campagna cioè il primo anno e quindi sono 8 ore là siamo arrivati al limite del ridicolo. Non aveva senso ma lì sono d'accordo ma qui sono 40 minuti se non ti piace quello è un altro grosso problema. No, ma che bello è bello, però non mi interessa, questo lo so. Una carta veloce.
Aspetta che sto derapando. Io so, mi hanno regalato ieri la McLaren, una leggendaria. Io di leggendaria ne ho due adesso. Io per ora ho 3 milioni quasi, quindi potrei comprarmene tranquillamente uno o due, però aspetto. Poi non ieri con le ruote sono andato video. Malissimo io con le ruote, male male male. Alla fine mi sono ripreso con la Ferrari, ma aspetta, potevo guadagnare 3 milioni, ho guadagnati 10.000. Mi hanno regalato sì la Senna, credo. No, di milioni. 200.000 pointi! Niente, mi ha ricasciato di nuovo. Ti compri un sacco di Pokémon. Ma scusa. Sì. Ma perché mica continua a crashare adesso? Cioè, ieri è perché l'hanno aggiornato, hanno aggiunto questa feature. Io ho giocato per ore senza problemi, poi. Allora, fammi fare la carovana. Come la fai? La carovana. A me l'hanno regalata, da quello che ho visto me l'ha regalata perché ho fatto tipo un obiettivo. Io ancora non riesco nemmeno ad entrare. Bravo. Allora invito solo Marco. Grazie. Beh, invece invito tutti, invito. Oh, bene, bene. Pipiri, pipiriri, pipiriri. No, sì, Lazzaro, abbiamo capito che Clash perché è la versione PC. Ma ieri comunque poi ho fatto svariate ore senza problemi. Sto usando la bebè. Io ieri ci ho giocato tutta la sera, prima di andare a letto, è andato bene. Io ho giocato 14 minuti. Vabbè, devi rifare il tutorial perché 14 minuti non finisci la prima parte, quindi devi ricominciarlo da. Ah, no, io se me lo fa rifare io disinstallo. Cioè, se non ti salva nemmeno dove sei arrivato, no, le prime 20 minuti devi fare finché non crei il personaggio. Non ti se esci a metà gara, non è che quando rientri ti fa partire da metà gara. Perdonami. Non mi convincere, resterà per me sempre sto fatto del tutorial atroce. Ma non è il tutorial, sei uscito a metà gara. No, l'ho fatta, ragazzi. Non è vero. Non è vero. L'ho creato. No, non l'hai creato. Non è vero. Non l'hai creato. Se hai creato il personaggio, allora sei a posto. Sì, sì, l'ho creato. Devi fare altre 5-6 gare, però. No. Niettina, vieni. Entrate Niettina. Tutti nel clan d'Eterno. Devo... Che schifo. Ma no, a parte che, cioè, in realtà... Non serve a nulla, ma è entrato. Non serve un cazzo. Ma mi hai ricrasciato di nuovo. No, non serve a niente, però vieni, che ci guardiamo. Serve che vedete il... Ma che cazzo sta succedendo? Come amministratore, Eliezer, giusto? Sì, dai, ma non... So. Io penso che l'ho avviato... Forse l'ho avviato non come amministratore, mi sta reggendo per ora. Ma anch'io ieri l'ho sempre avviato poi senza fare l'amministratore, mi ha sempre retto. Tanto accetto gli ultimi... Ok. Fittisci, invia tutti gli inviti. C'è Padre Moro, dove sei? Vediamo dove è Moro, non lo troverò mai adesso. Che poi, minchia, è intuitivo come il cazzo, è la companion di Xbox. Cioè non è che accetta nel club, cioè loro mi inviano l'invito, quindi gli devo inviare l'invito di cazzo, ha ragione Tiamate, perché ho riattivato l'antivirus. È quello. Però allora è quello. Sì. Eh beh, ma io non ho l'antivirus. Non ha senso però, perché dovremmo... Ma allora, tu che antivirus hai? Lieto, io spero che in 20 minuti riesco a finirlo. AVG. Ah, basta? No, AVG. Però... Ma toglie AVG. Ma metta quello di Windows. Ma prescindere, perché dovrebbero far crashare? Vabbè, ma quello... Ma, ma perché chi è che usa più l'antivirus nel 2020? Vabbè, ho capito, ma... C'ha ragione loro, no? Ma no, non è che hanno chiamato. C'ha ragione loro. Non sono capaci di programmare. Esatto, smettila. Perché dicevo che crashava anche con Discord. Hanno fatto un tutorial di un'ora per le macchine, è normale che hanno solo problemi. Ma non va questo bene, collino va bene, sì, Lizard, ma per forza non va bene perché siccome hanno detto la gente che clasha anche con Discord, queste robe qua. Lizard clasha con l'antivirus e per forza ci sta. No, hanno detto anche con Discord. Capisco benissimo. Beh, Discord è un problema. Hanno detto che Discord è uno di quelli che ha creato problemi su alcuni PC. No. Ah, è arrivata una richiesta di amicizia. No, non cambia nulla perché mi ha riclasciato di nuovo. E non c'entra nulla. Che tra l'altro il mio gioco ha un problema di rendering, mi sa. Perché da lontano i miei alberi sono come cazzo in 2D. Ti chiami, Nitta? Va bene. Non mi strani. Allora, dicevo, voglio andare qua. Ma posso tipparmi da qualche altra parte io che non sia casa mia? Mi sa che devi comprare un'altra casa. Al centro. È al centro, esatto, sì, anche quello. Ah, qua, in questi qui posso tippare. Sono a livello 30, era 29 allora. Allora mi tippo qua. No, qui non posso tipparmi. Sono un canguro. Mi tippo lì sotto, oh, mi tippo. No, il video... Dillo, che è successo? Io... Devo sbloccarlo, Delphi, non è così istantaneo. Oddio, questo gioco... No, io c'ho questo. Lino, salvati, disinstalla, non ti preoccupare. Non sentirti in obbligo.
Ora come parto sguincio, ragazzi, con sta macchina godo. Mamma mia, mi sono gasato subito, eh. Mamma mia, ragazzi, non sto facendo delle evoluzioni che non ho mai fatte, neanche ieri sera che ero... Bravo, mandatemi bellissimo queste richieste di amicizia, così mi sente di Windows. Io tornai, devo trovare un boccio. Pensi a un Pokémon, che cos'è? Un animale? Sono in prima persona, ok. Windows G, giusto, era per unirsi, sì. Vado... Ok, qui. Ok, poi se vuoi creare un... Vado qua sopra, vado. Vado, ragazzi. Quanta roba. La... Mettare insieme, veramente tanto. Io ho l'Apollo, per me è la macchina più bella del gioco. L'Apollo? Io voglio, adesso viaggio, voglio prendermi la Stone Martin, sempre quella là. Potrei già comprarla perché costa 2 milioni, però... Ah. Ai ai ai, non ce la faccio più, ragazzi, sta seduto, devo andare a spararmi dopo. Gioca in piedi. Devo giocare in piedi. Dove sei? Quello è Mars. Sono in basso. Vado a salutare. Ah, sto facendo la questione del recupero delle auto dai fienili. Eh? La questione delle auto dei fienili. Ah, già. Che ti insegna come catturare i Pokémon, praticamente. Che fastidio che il clacson è sull'analogico destro e quindi quando lo premo mi sbarella un po', vado sempre via con la telecamera. Grazie, Nettina! Nettina! Sì! Grazie, Beggia. Non ti sto simpatica niente a te. Bene. Non ha risposto, vuol dire come, che scusami, no, Marco, troppo fermo. Tardi. Troppo che tardi. Detto? No. Se ti sta, se si sta simpatica niente. Sì. Che devo scaricare. Dove sei, Lied? Allora, andiamo, ah, ragazzi. Vedi là che lavoro. Gincana mista, Ma come? Io c'ho questo. Io uso questa così. Carino. Con questa, ragazzi, non vinco mai perché è ingestibile sta macchina. Quale? Anche questa devi andare. Hai PvP, eh? Hai fatto PvP? No. Ah, l'importante è che farmo. A me frega niente. PvP, non PvP. Io voglio vincere, quindi non faccio PvP. Ho rotto il cartello. Ah, ma c'è spacca cartelli. Me ne sono accorto adesso. Prendo in prestito l'auto, ragazzi. No, non ci, mi fa usare quelle che. Porca. Un'altra unica. No? Marco, non prendere la polo qui. Non posso. Anche volendo. No, ragazzi, io ho le motte dello spettacolo di presentazione più bella del mondo, eh. Con Travolta che si gira. Ma che devo fare? Non devo consegnare il camion. Guarda, guarda, guarda. Sì. Dove sono, ragazzi? Non so dove... Non capisco dove è l'auto. Ragazzi, avete visto l'auto? È bellissimo. È leggendaria, infatti, giustamente. Pensa, ieri ho giocato 3 ore e mi ha sbloccato questo di leggendario. Scusate. Perché sono proprio della freccina, cioè... Occhio che parte subito. Ma io lo... Ma noi abbiamo la macchina... Ma c'è gente con la macchina 900. Ma avete preso in prestito la macchina che ho io? E io ho solo la macchina in prestito. Ma, ragazzi, è ingestibile. Va troppo veloce. Moro, tanto... Che è bella con la livrea di Hello Kitty. Hai visto che bella? Sì. Ma smettila con sto clacson del merda. Piripipiriri. Io c'ho il livello di Super Mario, level up. Moro, mi hai scagato, eh. Devo prendere Cooper Felix. Ieri ho affermato molto bene Korn che guida e ho capito che la derrapata al freno a mano non serve a niente. No, sei pazzo. No, non serve a nulla, non serve. Io non le uso mai. Che Korn che non lo usa mai e ci dà... No, le derrapate non le uso mai. Moro, no, guarda, ti giuro, ieri Korn mi ha detto che non l'ha mai usato. Tu non hai idea di quanto guida bene. No, il freno a mano non serve, ma... Le derrapate sì che servono. No, beh, il freno a mano, freno a mano, io dico sì, con la A, quello con la A, dico io. No, il freno a mano non devi mai toccarlo. Eppure io, ieri, guarda che era un errore che facevo, perché dicevo che devo girare veloce, ma... No, si fanno senza. Te devi frenare e poi ridare gas. Sì, è quello che faccio, è quello e che poi contro facendo. Va bene. Hai capito, Lino? Segna, eh? Sì. Che poi è esattamente quello che ti viene da fare normalmente, cioè non è che devi usare per forza il... Devo guidare... Sì, no, anch'io non so guidare. Oh, aspetta, forse ce l'abbiamo fatta? Prego. Ragazzi, sono polvere. Oh, bel. È
vediamo un po'. Smettete dietro un coglione. Quello è il buono lobby, sa, no? Mi sono sbloccato un sacco di cose, quindi magari adesso posso finalmente divertirmi. Vedi se puoi unirti da Windows. Sì. Puti! Che bello! Finalmente è finita questa... Ma è durata 5 minuti! No, non sei messo... Non abbiamo fatto in tempo neanche a finire una gara! Come mi aggiungo a voi? Lì, mi sa adesso non puoi che siamo no, in gara. No, ora no, puoi. Dico, carovana... Non la voglio formare, mi voglio unire ad una carovana. Ma lo puoi fare da Windows G, puoi fare. Ma puoi già unirti, credo. No, forse dici di no. No, no. Adesso no. Amici e giocatori, ci siamo. C'è modo, c'è niente. Ti chiedo di partecipare alla tua carovana. Mi sa che adesso non puoi, tanto, comunque. Vabbè, io ho richiesto, poi mi fai. No, il mio collo è polvere. Sono andato a sbattere contro un albero, ragazzi, alla fine. Ho perso tutti in posizione. Tutti posizioni. Oh, niente, oggi pomeriggio giochiamo a Forza Horizon. Come faccio a mutarmi per sempre questo gioco? Disattivi il microfono dalle impostazioni audio. No, devo recuperare, ragazzi. Ho perso tutto sbattendo di fronte. Stiamo abbastanza avanti quel punto. Lo so, ma mi dà fastidio. Tanto basta arriva uno primo. Sì. Non è che... Beh, se uno arriva prima l'altro ultimo, no, non vinci lo stesso. Vinci lo stesso, perché è in base a quante auto nemiche hai dietro. Quindi chi arriva primo fa un sacco di punti. Ecco, non dovrebbe esserci un bilanciamento. Si attiva sempre. Ma perché bisogna essere in 6 contro 6 per farla. Ho recuperato una posizione. Però chi è meno è avvantaggiato. No, non ho fatto la speed nel tutorial, ci ho messo. Ma non è vero, non ha comunque senso anche 6 contro 6 perché quello che. No, però è più giusto, è più equilibrato. Contro 6 no. È più equilibrato. Ah, perché il primo non prende 1000 punti. Eh sì, perché ha comunque 5 alleati dietro, quindi non prende punti da quelli. Ma in una gara posso utilizzare la macchina che voglio io. Quella della classe scelta. Deve essere giusta nella classe, sì. Se no le puoi noleggiare. Ma lì è normale, un po' come non puoi prendere con la moto 2 e andare in moto 2. Devo comprarmi una Panda. Non c'è la Fiat. Dove ci sta? Guarda, quello lì ti potrei capire. L'ho tentato anche io. No, è una macchina di pelle. Quelle ce ne sono un botto in realtà. Io ho la Jimny. Gareggiare ma sto strunz in amicizia, da quello che ho capito, per ora no. Perché la crew non serve assolutamente a nulla. Esatto. Quando metteranno gli inviti tramite crew, allora... Che non esiste la crew, è sempre il club comunque. Vabbè, come Marco che lo chiama Assetto Corsa. Vabbè, si capisce. Sì, cazzo di termini. Assetto Corsa, dai. Non mi compro una Station Forza Horizon, uguale. Assetto Horizon, Forza Corsa. Wow, 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 wow. Io ho la Isetta. No, 500 punti, non faccio il giro di ruota. Non si vedrà il mio balletto simpatico. Beh, non me la compro, dai, mi conservi i soldi, pare brutto. Non c'è una lira, che cazzo vuoi comprare? Non mi permetti, io ho shoppato. Ho sofferto per il tutorial, quindi adesso io ho i soldi. Bravo. Entra lì, no? Okay, uno schermo nero. Oh, ho sbloccato un'altra cosa da gioco. Partecipa. Gioca qui. Vediamo che succede. Ora fa parte di una carbonara. Adesso ti bannano per il nome. Allora, no, andiamo a fare questa gara semplice e indolore. Ma devo dire. No, non devi fare un accettare poi quando. Si zoom finalmente dopo 2 giorni no, posso giocare. Fai PvP stavolta. Certo. Io gioco con la tastiera, vabbè. Ha il pad della Clementoni questo qui perché non vuole spendere 2 soldi. Ma lì no, come? Dai. No, hai preso giochi molto più brutti che costavano molto di più. Il pad, ma i giochi ne vale la pena. Il pad, no. Non è vero, ragazzi. Mi voglio comprare un bel pad. Fa schifo. Se per sbaglio mi giro un po' di più. Sopra? Non c'è scritto niente. È senza brand. Okay. Brandy. Eccolo. Ragazzi, è arrivato. Invio. Attendo. Gara di Drag. Stavo farmando le maestrie. Io che sono diventato master. Grazie, Matt 7, grazie mille, Matt 7. RuPaul Drag Race, ragazzi. È qua. Ma io ho il brondo, va bene? Prendo in prestito. Ma cos'è la pallina? È la Golf GTI, quella per andare a fare il mariuolo. No, è per andare a funghi. Ed è una gara di dragster. Quindi sarà un tragitto dritto. E bisogna arrivare alla fine per primi. Non so come.
Cioè, cosa si fa? Vista l'accelerazione, ma siamo uguali, quindi se avete voluto fare PvP, ho capito. Vabbè, ma anche con gli altri non è che cambiamo. Dai, a me va bene, io sono ma d'accordo. Perché voi vedete io tutto nero a me? Ah, che adesso vedo. Lì, non accelera. Io accelero, sono ancora in caricamento. Come? Ma guarda che è rimasto lì fermo. No, ma lì non sei fermo con la panda. Ma scusami, a me sta ancora caricando. Ma sono più veloci di Marco. Ma che significa? Ma mi state chiudendo. Stiamo sandwichando agli... Ma ragazzi, ma chi arriva primo? Ma c'è Lino ancora là in fondo, ragazzi. Lino, recuperate Lino. Voglio vincere io. Ma perché io sono più veloce? Ragazzi, ma che gioco di me. Ma è sicuro non sono più veloce io. Ma beh, ora sta facendo 1, 2, 3. Ma come secondo? Ero davanti. Sono terzo. Ma ero davanti. E c'è Lino ancora là. Ragazzi, ma che gioco di me. Ragazzi, che schifo. Ma di quanto? Di 5 millesimi. Ma che schifezza. Ma per forza 5 millesimi. Come... Cioè, neanche il ping. Era il ping quella distanza. Ma sarà bloccato. Io da me ci vedevo più o meno uguali. Forse c'era uno. Ma io vedevo Marco leggermente più indietro. Io moro più o meno uguali. No, lì non sei stato sospeso. E poi anche lì abbiamo la stessa macchina. Io devo sempre magari essere meno veloce, però. Ma perché? Dai, lì no, rientra veloce. È stata la mia... No, no, non io ho il faccio. Motorola, ragazzi. Come aspettate un attimo, fatemi controllare. Certo. Va bene così. Gira la ruota. Bellissimo. Ma un altro claxon, il tifo? Beh, ma è un problema di Sinks che ci sta, ragazzi. E... Eravamo tutti veloci uguali. Andiamo a fare quella là. Facciamo sta garetta. La carovana lì, lo dice. Sì, no, chiuso. Moro, guarda che bella macchina. Che ma bella, ma la mia dai, è ci molto mette mezz'ora bella ad aprire, non ce la fa. A me è rapidissimo ad aprire. E non l'ho messo su questo. Come fai a non avere un SSD? Questo gioco che è il più pesante che c'hai probabilmente installato, non lo metti sull'SSD. No, però appunto, non c'è troppo pesante. Volo! Vabbè, faccio le maestrie. Per forza ci metti un'ora a fare il tutorial, non ti carica. Era un problema di desync 5 millesimi, cioè è veramente neanche il ping. È fatto molto ridere, però che no. Beh, ma non era un problema di desync. No, quello è proprio e che c'erano effettivamente 5 millisecondi di differenza, sì. Non è che... Quello è normale. Non può essere zero di ping, quindi... Magari un giorno come tecnologia riusciremo ad avere zero di ping. Probabile. La vedo dura, Ragazzi. È stato bello, però. La mia prima esperienza online. Sì, non sono contento per te. Lo disinstalliamo? No, ma lo tengo. Ci gioco qualche volta offline. Non ci credo mai. Infatti, nemmeno. Vado con la Cayenne Turbo. Ma c'era. Ma porca. No. Volatissimo. Mamma, quanto è bello usarla l'Apollo. Io sono un fan. Ma prendi quella macchina piccolissima, Moro. La Issin, la Isetta. C'era una cosa minuscola. Ma fai 50 quella macchina. E che fa? È bella. Dai, comprala per me, che non posso. Questa. No. Non posso comprare. Ragazzi, che secondo anno? Voi... Ma dai, sì, che potrà mai capitare? Accettate. Oh, ragazzi, è ingestibile, che idea di merda. Io sto andando per le timpe con l'Apollo, sto facendo i grandi punti. No, me li ha tolti tutti. È la macchina di Steve Arkel, la Isetta. Ah, ma questa ce l'ho io. Anche io ce l'ho. La Chevrolet Bel Air 1950. Bel Air e la sua incredibile voglia di un altro film. Lino, bella, dimmi sacco. Qualcosa di intelligente, visto che oggi hai detto solo cazzate, per favore, dai. Qualcosa di intelligente, dici? Sì. Un'altra cosa di velocità. Purtroppo non lo so. Perché mi devi mettere sempre di fuori questa domanda? Scusami. Poi, come fai a dire una cosa intelligente? Cioè, provare a dire qualcosa intelligente da saccente. Bravo, questa è una cosa molto intelligente. Non è vero, poi, tra l'altro, però va bene.
Vabbè, se ti sforzi a farlo per dare, Marco, darti hai fatto delle un acuto. Armi. Se ti sforzi. No, davvero. Se ti sforzi a farlo per fare il figo, se non so. Oh, sei, porca miseria, ragazzi, questa macchina non è gestibile, secondo me. Lascio vedere. No, secondo me è un'ottima auto, invece. Ah, grazie. Sì. Io la comprerei, tu sincero. Comprala. Invece di andare in giro con sta macchina. Ma sai come fate a guidare? Ma che bello. Ma la vorrei una macchina, che sono un povero in canna, però vorrei essere Jeff Bezos, sai? Così tanto? Sì. Ma cioè, se devo puntare in alto, punto al massimo, no? Però ho paura che mi annoierei dopo un po'. Vabbè, ah, mi faccio di cocaina. No, magari no, però... mi faccio di cocaina come tutti i ricchi, poi, Marco. Ah, io, vedi? Cioè, mi piace l'idea di farmare, anche di farmi nella... di cocaina. No, di farmi cocaina no. Però di farmare anche nella vita mi piace come idea. No, non è vero, in realtà è terribile, dobbiamo pagare tutto, però... se sono degli obiettivi, piano piano, no? Beh, ma se sei ricco non è che non ci sono obiettivi, eh? Sì, ma sono obiettivi magari poi mi stufano. Ti puoi dare alla beneficenza. Puoi fare... ma che ma soldi miei? L'obiettivo è dare da lavoro a 1 milione di persone. È un obiettivo... Ma che schifo, ma... Vabbè, è un obiettivo. Io i soldi me li voglio tenere tutti per me. Ma io lo faccio fuori. Beh, puoi provare a costruire la prima casa abitabile fatta di denaro. Hai così tanti soldi che li metti nel cemento. Questa è una bella idea, credo sia illegale, Lino. È perché poi se piove si sgualciscono e tecnicamente hai fatto morire dei soldi. Quindi no, no, anche metterli dentro il cemento, credo non sia quello il problema. No, ma... tu frulli i non soldi, si può, di... non si può. No, ma li fai tipo la carta, tipo Giovanni Mucciaccia, tu fai... Vabbè, è illegale. Colla e colla i soldi e fai la crosta dura della casa. Non si può fare. È tecnicamente perseguibile. Divertente però. Ah vabbè, ma ti non seguono, è ormai nel cemento. Se lo fai, se delle persone ti seguono, voi non lo puoi fare. No, mi sei su Instagram, dove? No, in giro. C'è sempre queste persone che ti seguono, ti guardano male tutto il tempo. E vabbè, tanto sono ricco. Cazzo, il cemento fatto di soldi. Comunque. Ma mi piace, la proporrò a qualcuno di ricco. A Jeff Bezos. Bravo. È già il nostro capo, lui. No. Non è più. Ah, è... No, sì, è diventato povero. Indirettamente lo è ancora. No, non è più, l'ha lasciato tutto. Vabbè, ma i soldi non è comunque... più padrone di Amazon adesso. Ma l'ha ceduto la gestione, ceduto... non è che non è più suo, però. No, lui l'ha fondata, ma non è più suo, tecnicamente. Se lui non ha guadagnato, non è più il proprietario. Non è più il proprietario, non è più suo. Ma che vuol dire? E di chi è adesso? No, probabilmente il proprietario è ancora lui, nel senso. Allora. Cioè, i soldi li guadagna lui, quindi il capo indirettamente è più comunque. No, perché lui guadagna i soldi perché è azionista di Amazon. Quindi no, guadagna i soldi. Non sarà più CEO. Non è il CEO, però è azionista. Ma indirettamente, indirettamente non è comunque il nostro capo, ci ha messo i soldi. Tecnicamente. Aspetta che giro la ruota, ma quindi la tredicesima gliela posso chiedere a lui? Ma il clacson non esiste per noi. Ho trovato un clacson normale. Però sarebbe bello avere ma che schifo. Ieri solo cose normali, diglielo Vector. Oh, si è bloccato. No ragazzi, mi sentite? Amici? Perdo 18 amici. Madonna, quando crasha mi blocca tutto il computer, mi blocca. È crashato? Sì. Beh, comunque sto ancora pensando alla cosa intelligente da dire. Ah. Allora. Vabbè, la prossima volta me la dici però lì, no? No, la prossima volta non ti dirò niente di intelligente. Tutta la live non direi niente di intelligente mai. No. Ho due ruote, fammela aprire. Perché il mio silenzio è la cosa più intelligente. Ho trovato 300.000, ragazzi, è leggendario. Chi hai trovato? 300.000 di valuta, 175.000. Ma sono già 1 milione di nuovo. Wololo. Ce l'hai ancora il Wololo tomorrow? Sì. Grazie a Lino per questa live completamente inutile. È stato tutto inutile, esatto. Io ti voglio bene. Dai, ci sono divertiti comunque. Non è vero, io sono un cazzato proprio. No. Vabbè, non quindi è tutto a posto. È stato perché tutto fallire inutile. È utile per poi bravo, vincere. Ma questa era una cosa intelligente. No, non è vero. Ancora non aveva finito di dirlo. Senza fallimento non c'è successo. Bravo. Bravo. Grazie. Ecco. Bene. Va bene, io ringrazio voi. A stasera con Crap Game. È vero. Ciao Linetto. Ciao Lino. Ciao a tutti. A stasera. Ciao a tutti. Ciao. Chiudo. Ok.